Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Siamo Buongiorno. qui con Veronica, con un po' di sonno, ma quello me lo porto dietro volentieri. E abbiamo soprattutto Otto Gabos al nostro A fianco tutti. oggi. Vedete che stiamo salendo un po' di livello nella nostra. Ora, a parte Palloni, che è stato già l'apoteosi, ma stiamo risalendo piano piano verso insomma un fine settimana assolutamente degno del fumetto. Parliamo del fumetto dal punto di vista più approfondito, culturale possibile. Come vedete, no, noi non ci tiriamo indietro rispetto a nulla e nessuno. E buon sabato, diciamo. Siamo un po' impastati. Prima chiaramente di cominciare con tutte le cose incredibili che dobbiamo dire su Otto. E sulle cose che fa, al solito vi raccomando tantissimo di andare sul nostro gruppo e sul nostro gruppo che io vado a ricaricare prontamente, sperando che effettivamente siamo online, perché altrimenti parlavo da solo. E Sì. vedete che qui assolutamente abbiamo due cose importanti, due cose che dovrebbero cambiarvi la giornata. Anzi, la prima è la pagina degli sconti di MedStore. E che questo vi cambia anche qualche anno, non solo la giornata, perché se attraverso questa pagina vi comprate una Sintiq a sconto, comunque lo sconto fa piacere, la Sintiq fa ancora più piacere, e soprattutto vi cambia la vita e il modo di lavorare. Potete fare gli acquisti direttamente online, spediscono dappertutto ed è bello. È bello perché queste cose di solito noi ve le proponevamo dal vivo a Lucca. Nello stand vacuum, ma purtroppo quest'anno Luca non c'è e quindi dobbiamo fare così. Ma comunque, alla fine, quello che vi arriva a casa è la stessa cosa, quindi non dovete assolutamente preoccuparvi. E l'altra cosa importante che dicevamo, se vi va, io non voglio forzarvi assolutamente, ci sarebbe questo piccolo link qui sopra che vi rimanda su un pulsantone blu che se lo premete io finalmente so, io come tutti quanti quelli che vedono questa live, so chi siete e perché vediamo il vostro avatar, il vostro nome e cognome quando ci ponete una domanda, fate un commento, ci chiedete, ci fate complimenti, fate omaggi in denaro, in natura, insomma va bene tutto, noi siamo assolutamente liberali da questo punto di vista. E siamo qui con Mariotto Otto Gabos, che veramente per me è un ritrovare veramente un po' parte del mio passato, perché confesso un passato bohemien, insomma, per quel poco, insomma, di bohemien che potevo essere, un po' anch'io nella fine degli anni 80, primi anni 90, quando a Bologna c'era la Fiera del Libro, perché quest'anno pure non c'è stata, purtroppo. Vabbè, lasciamo stare. Bologna diventava un crocevia, diciamo, da tutta Italia, isole comprese, arrivavano persone che soggiornavano nei luoghi più strani, più improbabili, tra cui la casa di un nostro amico comune. Io mi ritrovavo con amici comuni e con Otto anche a mangiare, bere, fare colazione, rincalzare le coperte. E poi, insomma, la vita ha deciso per noi. Lui è diventato un poeta maledetto, diciamo così, io un venditore di prodotti di tecnologia. E in ogni modo, ognuno ha trovato, insomma, il suo scopo nella vita. E invece, appunto, oggi non parliamo di altro, parliamo appunto di questo autore, insomma, uno di quegli autori nato dalla fucina culturale di quell'epoca e anche di quel luogo, perché bene o male Bologna si può, ecco, forse è stata anche mitizzata, no? Questo gruppo che era nato lì, che poi non era un gruppo omogeneo, erano magari tante menti diverse che però. Non a caso condividevano un po' quei luoghi, un po' quella cultura che si respirava allora, e c'erano anche delle connessioni fra loro, Mattotti, Igort, Valvoline, tirate fuori voi altri nomi, Francesca Ghermandi, no, non lo so, insomma, ce ne sono talmente tanti, e anche proprio fumettari, propriamente detti, gente che faceva fumetto dalla mattina alla sera.
E il fumetto d'autore, l'autorialità del fumetto italiano, o comunque, se volete, della narrazione italiana, che di cui il fumetto è soltanto poi una delle parti, si è sviluppata autorevolmente proprio in quegli anni, in quei luoghi, e Mariotto ce ne potrà dire, se vuole, perché io chiedo sempre all'inizio di ripercorrere proprio il passato, di riandare indietro e dirci quando è stato il momento in cui uno ha deciso di prendere certe scelte nella vita, di disegnare e poi dal disegno magari tutto ciò che ne è conseguito, fare fumetti invece che fare, che ne so, scolastica tutta la vita, insomma. Mariotto, dici un po' com'è andata con te, come poteva andare peggio, meglio? Ma non lo so, quello non è il momento per discuterne, sono ancora in pista, quindi ancora sono ancora claro che lotto e combatto e faccio quello che devo fare. No, allora la scelta l'ho fatta da bambino volevo fare i fumetti e questo era il mio chiodo fisso che ho cercato in tutti i modi di portare avanti. La scelta definitiva è avvenuta a un certo punto dell'85, quando mi sono trasferito qua a Bologna, che ai tempi, come dicevi giustamente tu, Athos era più o meno il centro, un punto di aggregazione, di incontro di tanti autori. Quindi sono venuto a stare qua a Bologna, ho frequentato il DAMS e contemporaneamente iniziava questa scuola di fumetto davvero sui generis. Considera che ai tempi non è che ce ne fossero tante in Italia. Questa qua era più che una scuola, era un posto in cui si rifletteva e si progettava il futuro. Come si chiamava? La scuola si chiama Zio Feininger, in onore a Lionel Feininger, l'artista che ha lavorato soprattutto negli Stati Uniti, che appunto univa, da un certo punto di vista, l'espressionismo al fumetto. È stato un pioniere nella prima parte del Novecento. Quindi un tributo a Lionel Feininger. La line-up dei docenti era abbastanza variabile, quelli fissi erano Igor, Daniele Brolli e poi c'era, per quanto riguarda tutta la parte dei cartoni animati, Carlo Mauro. Poi Carlo Mauro l'ho ritrovato come collega in accademia. Carlo Mauro è uno dei più grandi esperti di cartoni animati, soprattutto di ambito Disney, è un collezionista di film, quindi lui era una potenza. E la cosa straordinaria è che era il gruppo di giovani autori, non ancora autori, autori in erba, chiamo come voi. Io avevo già iniziato a pubblicare per Frigidaire quando ho iniziato questa scuola. Però avevo tanto da imparare. Iniziare a pubblicare non significava nulla, erano apparizioni così. Mi avevano reso contentissimo, però era proprio l'inizio della gran fatica. La storia ha voluto che per coincidenza ci siamo trovati la Zio Feininger insieme tante persone che poi avrebbero fatto del fumetto la loro carriera: Davide Toffolo, Stefano Ricci, Ottavio Gibertini, Francesca Germandi, Massimo Semerano, Davide Catenacci, poi è diventato editor in chief in Disney, poi chi altro, Leila Marzocchi, me ne sto dimenticando altri, Menotti, che adesso scrive da tanto tempo per il cinema e la TV. Eravamo un gruppo per una serie di licenze, tutti quanti lì in quell'anno, per cui si è cimentata un'amicizia fra tutti noi, siamo sempre in contatto, eravamo tante teste diverse, non abbiamo mai fatto un gruppo come poteva essere il gruppo di Frigidaire, Cannibali, Traumfabrique, né tantomeno il gruppo di Valvoline, ma siamo sempre rimasti amici e ogni tanto ci univamo per progetti comuni. Ecco, questo era l'humus che si respirava a Bologna per quanto riguarda il nostro tipo di fumetto, perché in contemporanea poi c'era uno dei nostri miti, che era Magnus, che abbiamo avuto la fortuna di avere anche come docente alla Zio Feininger, per cui è stato un momento pazzesco, perché io, Magnus per me è il top di averlo là come insegnante, è stato un momento indimenticabile. Abbiamo avuto la fortuna poi di avere anche come insegnanti Munoz e Sampaggio, Scozzari, Mattotti stesso, per cui è stata sicuramente un'esperienza formativa favolosa, che è unica, assolutamente è unico di esercitato. Poi dopo, negli anni, abbiamo sviluppato tante altre collaborazioni e progetti, da Dolce Vita, che è una rivista meravigliosa, che la dirigeva all'inizio Oreste del Buono, la portavano avanti Igor e Broly, poi soltanto Daniele, in seguito poi con Igor abbiamo fondato Fuego,
rivista a fumetti sicuramente coraggiosissima, e nel tempo è diventata seminale, di cui abbiamo celebrato su diretta Facebook qualche settimana fa il trentennale, da quando era uscito in edicola. Poi è venuto il periodo di Granata Press di Luigi Bernardi, che è stata una delle case editrici più innovative che è riuscito. Luigi era un talento, era un tale scout stratosferico, e quindi lui ha lanciato il manga in Italia, aveva già fatto questa alchimia ai tempi di Orient Express, in cui prendeva un autore molto conosciuto in ambito fumetto, chiamiamolo popolare, adesso che sarebbe detto mainstream o meno, mettendolo in un contesto autoriale, per cui la grande idea era quella. Ha scoperto e lanciato parecchi scrittori che poi sono diventati famosi nell'ambito della scrittura letteraria, della narrativa letteraria in Italia, e mettendoli anche insieme. Per cui c'è stato Lucarelli e Catacchio, che hanno fatto la primissima versione di Coliandro, che Coliandro nasce come fumetto e appare sulle pagine di Nova Express, poi viene raccolto in volume. L'altra storia di questa commissione fra scrittori e disegnatori ero io con Pino Cacucci, in questo caso anche con Gloria Corica, e avevamo fatto Tobacco, un investigatore privato sgangheratissimo che abitava a Bologna, e per cui erano stati dei periodi favolosi questi, grandi, durati troppo poco. Dopodiché è venuta, io lavoravo anche come redattore con Cyborg, che era una rivista di fumetti. Aspetta un attimo, arriviamo bene a tutti questi punti, ma vorrei tornare un attimo indietro, quando eravate proprio a scuola tutti assieme e tutti a fomentarvi l'un l'altro, immagino, perché poi succede. Beh, sì, era uno scambio continuo di Ecco, voi eravate appassionati di fumetto, però il modo di concepire il fumetto non era quello di dire io da grande farò Spider-Man o disegnerò Batman. Avevate comunque già un'intenzione autoriale in testa. Atos, io sono un lettore, un libro di fumetto, come quasi tutti della mia generazione, sono 62, per cui sono ormai di una certa... sono cresciuto a pane supereroi Marvel, sostanzialmente, ecco. Cosa che supereroi Marvel li amo tuttora da nerdissimo, quindi sono uno di quelli là che si ricorda a memoria i nomi dei disegnatori, degli inchiostratori, tutte le serie fino agli anni 70, quindi quando c'era la mostra di Kirby qua a Bologna, riconoscevo la china di un illustratore, se era sbagliata l'etichetta me ne accorgevo, quindi ero un super nerd del fumetto. Oltre a queste cose io praticamente leggevo tutto, perché mio padre era un appassionato di fumetti e comprava praticamente l'edicola tranne i porno, quindi tutto il resto lo compravo e lo leggevo, per cui sono cresciuto con i Marvel, con i Bonelli, con Topolino, Asterix, Corto Maltese, o addirittura l'edizione del Sergente Kirk di Corto Maltese uscito con quel periodo, per cui vengo da questa formazione di fumetto tout court. La folgorazione autoriale è venuta pian piano, sono stati sicuramente tre i momenti fondamentali. Questo uno è stato l'avvento in Italia prima di riviste come Il Mago, soprattutto Il Mago, che pubblicava autori italiani, poi Metal Hurlant e Totem, che pubblicava gli autori francesi, ma non quelli della Linclair classica come Hergé, che mi piaceva. Piace tuttora, e poi scoperto in maniera del tutto casuale, quasi clandestina, Cannibale. Cannibale non lo vendevano, lo vendevano in poche edicole, e poi tra l'altro per bizzarria e situazionismo degli autori usciva con la numerazione farlocca, per cui un numero non usciva numero 1, 2, 3, qua, mettevo numeri a capoccia, per cui uno ero convinto di aver perso dei numeri, di non trovarli. La folgorazione. La botta definitiva è stata quando ho su un numero di Alter, che era l'altra rivista bellissima, quindi già mi ero convertito a Frigidaire, Frigidaire è la prosecuzione in pratica più ampliata di Cannibale, ed trovavo in Frigidaire, che era la mia rivista generazionale, nel senso che parlava della musica che ascoltavo, parlava dell'arte che seguivo, parlava di tutte le cose che seguivo, mi sembrava veramente lo specchio di quello che ero in quel momento. Era un punto di riferimento, è stato... Decisamente, questo è stato uno shock incredibile, ma la botta definitiva me l'ha dato un numero di Alter, in cui comparve la storia puntate di Igor e Broly, Goodbye Bow
Baobab. Però era stata una folgorazione immediata, in amore a prima vista, e l'ha deciso, basta, voglio fare fumetti in questo modo. E da allora è cambiato tutto, per cui magari, a differenza di altri miei amici, che con cui a Cagliari ci trovavamo in un circolo del fumetto, bande dessinée, parlo di Michele Medda, Antonio Serra e Beppi Vigna, che eravamo sempre insieme, loro invece hanno continuato fino a poi a creare un personaggio di successo come Nathan Never su questa strada. Io in qualche maniera ne ho preso un'altra, però la formazione è quella, uno non nasce autoriale, a meno ai tempi, ma nasce da, ecco, questa è la copertina del libro di Goodbye Baobab, sì, uscito per Milano Libri Edizioni, che è l'edizione che io non ne sono uscite, non ne sono uscite altre, c'è quella, e per cui la formazione era quella del fumetto onnivoro. Poi chiaramente le cose hanno preso altre direzioni, sicuramente poi venire a stare qui, trovare altre persone che erano nella mia stessa condizione, fare degli studi al DAMS, io ho fatto DAMS Arte, e allora in qualche maniera ti hanno formato, e da lì si è sviluppata una strada che non era un progetto all'inizio, ma lo è diventato strada facendo. Quindi rimane comunque, a me a distanza di anni, un grandissimo amore per tutto il seriale, continuo a leggere i fumetti Marvel, i fumetti Bonelli tutti i mesi, per cui continuo a rimanere sempre in quest'ambito di lettore onnivoro e appassionato, ecco, quello continuo. Quindi questa è un po' la storia in quegli anni lì, proprio all'inizio, ecco, quindi. È stato, ci sono sempre dei punti, delle cose, delle persone, delle situazioni che effettivamente ci illuminano a un certo punto nella strada e ci fanno prendere certe direzioni. Ma tu avevi anche capito che poteva esserci uno spazio, diciamo, un tuo spazio nel fumetto tale per cui poteva diventare effettivamente il tuo futuro, la tua vita, anche il tuo sostegno economico? Cioè, perché in quegli anni le cose... c'era un vero boom del fumetto in quegli anni, mi ricordo, c'erano 5-6 riviste diverse di fumetti in edicola, e si vendevano tutte, dal Grifo, l'Eternauta, Oriente Express appunto, e altro, esatto. Mi ricordo. Allora, a Totino non avevo un piano B, volevo fare quello e basta, quindi, ecco. Quindi a costo di ristrettezze economiche, incertezze economiche, come certe state, volevo fare quello e basta, quindi era proprio non avevo previsto un piano B, ecco. Nel bene e nel male, magari assolutamente fuori di testa o coraggioso, dipende dai punti di vista, però è stato quello, e quindi evidentemente, come si dice per il termine calcistico, evidentemente avevo quella cazzimma che mi permetteva di stare in linea e provarci, capito? Quindi, è così è andata, però considera che poi negli anni sono venute. Gli anni 90 sono stati molto interessanti per le iniziative editoriali che bene o male mi hanno visto in trincea. Ero il gruppo di Cyborg nel primo giro con Star Comics, semplicemente come autore, sono arrivato anche tardi. Nella seconda serie con Telemaco invece ero proprio in redazione, e quindi in redazione progettavamo, mi occupavo molto dell'ambito musicale, per cui facevo le interviste, recensioni, ed erano gli anni in cui è uscita la scena proprio Posse italiana dei centri sociali. Mi capitava di incontrarmi con gli artisti, i gruppi che stavano emergendo in quel periodo, ed è stata un'esperienza straordinaria, perché considera che non c'era praticamente internet. C'erano le prime messaggerie, le sperimentavamo a volte in redazione, i file arrivavano con il dischetto via posta, avevamo messo insieme, grazie alla visione di Daniele Brolli, una serie di collaborazioni veramente eccellenti, da Antonio Caronia, Immaginari, Fior di Traduttori. Abbiamo proposto, a parte tanta produzione italiana di altissima qualità, ma anche proposte italiane, siamo stati i primi a proporre Luther Arkwright di Brian Talbot, per esempio, che poi è stato ristampato 100.000 volte più avanti. Ed è stata un'esperienza veramente spartiacque, perché è stata la prima volta che ho lavorato in maniera
più verticale su più fronti all'interno di un giornale. Con Fuego ci occupavamo essenzialmente di fumetti, invece con Cyborg era una vera e propria rivista, per cui ha ampliato competenze in ambito di editing, di traduzioni, di interviste. Hai cominciato a occuparti di tanti aspetti correlati intorno al fumetto, ma non solo intorno al fumetto, intorno a tutta la cultura di cui il fumetto era una parte. Esatto, quindi è stato quello uno spartiacque che in qualche maniera poi è stata sviluppata e messa a frutto in un'altra esperienza che devo dire che a distanza di anni intanto qualcuno se la ricorda, ed è Mondo Naif. Mondo Naif l'abbiamo fatto con la prima serie, esce con Star Comics, e l'abbiamo fatta con i Kappa Boys, che ai tempi curavano appunto per Star Comics i fumetti, i manga, le edizioni dei manga, e poi un gruppo di autori, tra cui di nuovo Davide Toffolo, ritorniamo a lavorare insieme, Vanna Vinci, mia amica di vecchia data che era venuta a stare a Bologna, Giovanni Mattioli, Andrea Cardi, ci siamo ritrovati insieme e abbiamo progettato questa visione. Però volevamo raccontare storie ai ragazzi che allora o finivano il liceo, iniziavano l'università, quindi raccontare Bologna come la vedevamo noi da un punto di vista del realismo magico, e per cui univamo il quotidiano a questa porta del fantastico che si apriva. Ed è stata sicuramente un'esperienza molto forte, perché per la prima volta ci rendevamo conto che effettivamente stavamo parlando in diretta a un nostro pubblico, e c'era il responso immediato con lettere, gli incontri alle fiere, a Lucca, facevamo un mucchio di presentazioni in giro per l'Italia, c'era sempre tanto pubblico. E quello è stato un momento che effettivamente abbiamo capito che stavamo facendo qualcosa sul contemporaneo, che a volte sai che prima dell'avvento dei social noi autori vivevamo nella caverna, nel senso che avevamo degli artisti performativi che hanno un palco, così sì. Chi fa fumetti, che so, il momento performativo è quello che ho sempre detestato, disegnare dal vivo con la lavagna o il foglio, ecco, una cosa che proprio odio, non lo faccio mai, non mi piace. Riesco a farlo come magari riuscirò a fare fra un po', usando la tavoletta grafica. Abbiamo cercato proprio per questo. Sì. No, questo. In questo caso è più una cosa intima. Sì, è una cosa. A lavorare nel pubblico e parlare. Ecco, nel pubblico, quando parlo, mi sento proprio a mio agio, a differenza di altri che preferiscono magari fare piuttosto che parlare. Stare col pubblico è bello per quello, perché puoi scambiare, raccontare. Mi considero un narratore, per cui anche come sto facendo adesso, che racconto cose del passato, diventano un po'. Proprio una narrazione, una storia, piuttosto che un'intervista o altro. E allora, quindi, ai tempi di Mondo Naif era stata veramente la prima volta che abbiamo assaporato, sperimentato un contatto massiccio col pubblico, proprio per via delle fiere e delle presentazioni tour che facevamo in Italia, nelle varie fumetterie, che negli anni 90 erano esplose le fumetterie, diventavano il canale principale di diffusione di certi fumetti e sicuramente il luogo principale per l'incontro. Quindi quello è stato un altro momento decisivo. Poi negli anni 2000 è stato l'avvento del graphic novel. Aspetta, ti riprendo sempre per i capelli e ti riporto un attimo indietro, perché no, è bellissimo, ti vedo lanciato, mi stai tra l'altro dicendo nomi, fatti, personaggi, figure che ognuna delle quali mi apre qualcosa in testa, ma ho bisogno di focalizzare. I riferimenti invece, diciamo, altri, riferimenti letterari, non so, cinematografici, che vi confermavano anche che stavate facendo le cose giuste, per inquadrarvi meglio. Voi a Bologna in quegli anni, la musica, vabbè, la letteratura qual era? Il cinema qual era? Quali erano le altre fonti che vi spronavano? Individualmente io sono il cosiddetto lettore forte di narrativa, che sono quelle classifiche di quanti libri leggi in un anno, che appartengo alla categoria di lettore forte, anzi fortissimo. Per cui non ho sempre letto tanto.
quindi a seconda del periodo ho avuto le mie varie influenze personali, quindi da Oscar Wilde, da bambino Salgari, Oscar Wilde, poi mi chiedo sì. I francesi o meno. L'altra mia faccia è un amore esagerato, smisurato, essenziale, totalizzante per la musica. C'è stato un momento in cui da ragazzo ero stato tentato da imbarcarmi nell'universo musicale, perché suonavo, avevo il gruppo. Suoni? No, adesso praticamente sono con Garage Band ogni tanto, ma faccio un po' assolutamente. Ho fatto qualche musichetta per i reading che ho fatto, ma roba veramente di bassissimo cabotaggio. Mi è rimasta comunque una passione esagerata, nel senso la musica domina la mia giornata. Io lavoro sempre con la musica, riesco anche a scrivere con la musica. Nel gruppo, io parlo del gruppo come se fosse una cosa omogenea al solito, ma diciamo in questo banco di pesci che nuotavano in questo mare che era Bologna, c'era anche gente che faceva musica. Mi ricordo. Beh, c'era Davide Topolo che aveva già il gruppo, allora si chiamavano i Futuritmi, era proprio. E poi gli Allegri quattro ragazzi. I Allegri ragazzi morti vengono più. Ecco, loro nascono ai tempi di Mondo Naif, praticamente. Siamo nati. Nel primo numero c'era anche una traccia musicale, non me lo ricordo più. Comunque era preso lì. Io ho frequentato qua a Bologna sempre la scena musicale, avevo tanti amici che suonavano e li frequentavo. Ad esempio. Eravamo già amici con Emidio Clementi, che è frontman di Massimo Volume, quindi ci conosciamo veramente da tempi remotissimi, e un altro mio amico suonava con gli Avvoltoi, conoscevo parecchia gente che suonava qua a Bologna, per cui sono sempre stato in mezzo alla musica, sia nei club che la frequentazione, sì. Pur non suonando più io in prima linea. Devo dire che la musica, un determinato tipo di musica, io nasco con la New Wave essenzialmente, punk e New Wave, quando ho cominciato ad avere la coscienza di me stesso, influenzavano parecchio il mio modo di scrivere e disegnare, questa visione del mondo. E qui si ritorna a Frigidaire. Frigidaire riusciva a far coincidere questi diversi nutrimenti. Ecco, per cui la mia grande ispirazione erano sostanzialmente la musica e la letteratura e la pittura, soprattutto delle avanguardie storiche. Ecco. Quella nasce più da lontano, poi chiaramente è andata via via consolidandosi per via degli studi che ho fatto anche. Facendo dance arte, la frequentazione nel mondo dell'arte è diventata molto molto più intensa e più frequente. Per cui alla fine ci sono state diverse fonti che in qualche maniera spingevano. Tutto questo fa sì che il bagaglio lessicale di un autore cresca anche da questi nutrimenti, non prettamente del fumetto, ma che arrivano da altre vie, come giusto che sia del resto. Io credo di aver sentito, ho assistito a un concerto di Igor, che cantava su un gruppo suo che faceva un rock pugliese, rockabilly, non mi ricordo neanche bene. No, ma Igor ne ha avuto diverse incarnazioni, controllava Crudù, che facevano techno pop, ha avuto anche grosse produzioni in Gareth Jones, per cui oppure l'ha prodotto da Dieter Meyer degli Yellow, per cui ha iniziato con un gruppo molto robusto. Poi nei tempi ha fatto Macaroni Circus, abbiamo fatto il 45 giri legato con Fuego, poi è andata avanti l'ultima incarnazione musicale di Igor e lo Ciceros, un altro gruppo con atmosfere vagamente jazzate, molto soft, molto l'atmosfera noir. Un giorno si dovrà scrivere non un libro, un'enciclopedia su tutte le varie diramazioni che hanno avuto i vari artisti bolognesi dagli anni 90 a oggi, perché appunto hanno percorso strade, sentieri inerpicati, veramente sentieri espressivi diversissimi fra di loro, e poi ogni tanto li cambiavano e facevano altro. Cioè, bello questo. Considera che noi veniamo da questa generazione in cui eravamo molto vicini alla teoria di McLuhan dei vasi comunicanti, perché alla fine non avevano barriere fra una disciplina e l'altra, ma piuttosto punti di contatto, cosa che in certi versi un po' si perde adesso, che abbiamo un'iperspecializzazione in tutto. La figura dei cosiddetti dei geek è andata sempre più dominante, nel tema delle persone che sono iperspecializzate in un argomento e non sanno niente di tutto il resto del mondo. Questo porta a un po' a un isolamento
che non mi piace tanto, devo dire. Sono sempre stato abituato a trovare ispirazione e riferimento in tutto e vedere un po' che magari ci sia, anche all'interno del fumetto a volte ci sono proprio gruppi all'interno di un determinato genere. No, io leggo solo Marvel, non DC, insomma questa iperdivisione è un peccato, secondo me è un peccato, però vabbè, se ne frega, uno fa la strada che vuole, faccio la mia e altri facciano pure quella, quindi no, può essere che mi trovo meglio con certe istanze, poi chiaramente sì. Ogni periodo storico c'è la sua struttura. Sono ondate, no, in cui arrivano appunto persone che si occupano come una piovra, mettono tentacoli ovunque, poi ci sono dei riflussi dell'onda in cui la gente preferisce starsene ferma nel suo pezzettino di scoglio e aspettare qualcosa di nuovo. Può essere, è difficile capire queste cose. Solo assistere però a tutto questo è stato effettivamente strabiliante, perché appunto io sono molto invidiosa, perché da adolescente di fine anni da adolescente di fine anni 80 inizio anni 90, per noi la scena punk tra Bologna e Milano era il top. Poi io, vabbè, col papà che ti ho raccontato ieri, collezionista di musica, le conoscevo. E sì, è bello che un papà collezionista con 20.000 titoli di musica e l'altro ma il punk me l'ha fatto conoscere lui. Mio padre era anche collezionista di musica, quindi non gli mancava niente. Allora, io l'ho conosciuto, il punk e la new wave, che sono i miei amori, li ho conosciuti grazie a lui. Però ero piccola, non è che potevo prendere e scappare a Bologna nel 92 e andare a fare cose. Volevo, a Milano ci provavo, ma a Bologna no. Bologna sì, era oltre, in fondo. Sì, era un miraggio lontano. E quindi allora ti abbiamo lasciato incanalato in questa spirale, in questo vortice di attività anche proprio redazionale, no? Redazionale, editoriale, alla fine il passo è breve, quindi. Comunque sei stato sempre a Bologna? Ma ho fatto diverse fughe in certi periodi. Sono stato a Berlino, sono stato a Londra, poi a Berlino più volte. A un certo punto avevo abbandonato Bologna e mi ero trasferito a Roma, ma ci sono stato solo 3 mesi, non è scattato l'amore. No, l'amore c'era, mi trovo molto male con gli spostamenti, ecco, quindi non sono riuscito a integrarmi in questo sistema qui. E allora sono tornato qui, poi dopo con mia moglie abbiamo vissuto negli Stati Uniti e poi siamo tornati qui, e poi dopo è iniziata a un certo punto la mia collaborazione con l'Accademia di Belle Arti, è nato il corso di fumetto. Eravamo pochissimi, poi si è consolidato e si è diventato un corso con i 2 bienni piuttosto importante, e allora è diventata un'attività là in accademia che va di parallelo, insomma, a quella dell'autore. Ecco, quindi nel tempo sono aumentate le responsabilità e tutto, quindi adesso siamo riusciti a creare una bella realtà qua a Bologna e ci proviamo questi giorni a fare ancora le lezioni in presenza, ci siamo attrezzati per riuscire a fare, però finché ce lo permetteranno andiamo avanti così. Quindi il virus permettendo, ovviamente, questo permesso non dipende da altro, ma è la situazione contingente. Per cui sono anni diversi, mentre prima era il famoso giovane autore, così come dicevi tu, maledetto meno, e adesso invece faccio cose di responsabilità. Ecco, quello che invece tengo sempre, che rimanga sempre in piedi, e cerco di difenderlo con le unghie e coi denti, è, nonostante tutto, riuscire a mantenere un po' di aspetto ludico quando disegno e quando scrivo. Penso che sia una cosa essenziale. Nel momento in cui questo verrebbe a mancare, sarebbe una gran tristezza e metterebbe in dubbio, almeno per quanto mi riguarda, il fatto di essere autore. Mi voglio anche divertire a fare le cose, nel senso, soprattutto quando me le invento, le penso e le scrivo, che prima scrivo, mi voglio ancora divertire. Quindi anche perché nel tuo caso, appunto, tu fai libri,
di racconti, di storie tue, cioè non è che devi finire appunto l'albo perché l'editore ti chiede domani devi andare in stampa con... No, oddio, le scadenze ci sono anche per la parte libraria, e quindi là c'è sempre la mediazione sul ritardo, quindi il ritardo è una questione fisiologica, quindi si va da un ritardo minimo tollerabile a quello cronico, per cui io cerco di stare in quello più fisiologico. Quello fisiologico cronico che ti contraddistingue. No, non lo so. No, cronico no, cronico no. C'è soltanto per un libro controverso, nel senso che trovo che sia molto importante quello che sto facendo adesso, ho avuto tanti ripensamenti, tante pause, e allora là sì, a malincuore c'è, ma non è per ozio, ma per questioni o contingenti, oppure di riflessioni in merito all'approccio. Quindi allora consiglio che prima di fare un libro io studio. Negli anni scorsi mi sono dedicato alle biografie di due artisti che ho amato la follia, Egon Schiele. Possiamo mostrare, perché un artista proprio... che ho amato alla follia fin da ragazzo, e quando mi si è presentata questo è di Igor, così. Sì, questo è quello di prima, quando mi si è presentata l'occasione di farla con Baltasar Pagani per Centauria, ho detto subito sì, e mi sono gettato anima e corpo, proprio studiando per mesi, andando sui posti, visitando musei, analizzando tutte le loro opere, leggendo biografie, vedendo film, documentari, per cui ho passato tanto tempo con loro, ed è un momento secondo me bellissimo, il momento in cui prima di fare un libro studi. Io per ogni libro studio, raccolgo materiale, per cui alla fine impiego più tempo a questo momento di raccolta di materiali e lo studio che ne consegue, a volte anche più della realizzazione. Quindi è stato, ogni libro per me diventa un'occasione di conoscenza e di studio, non mi va di improvvisare, anche in questo caso con il Viaggiatore distante che hai postato poco fa. Sì. Sto facendo appunto il secondo volume, che è ecco, questo qua racconta il mio periodo americano. Interessante. Tu eri quando c'erano ancora le due torri. Poi dopo Veronica sta ostentando la mia copia. Eccolo qua. Sì, questa è la primissima versione uscita con Black Velvet, poi ed è uscito ad Albi. Poi dopo ho fatto un'edizione più ragionata con integrazioni in parte nuove, che è questa, è uscita con Coconino Press anno. E adesso sto facendo il secondo volume, ed è una storia in cui mi confronto con un argomento che nel fumetto è molto spinoso, che è l'argomento autobiografia. Ecco, io più che autobiografia mi occupo di autofiction, che è una cosa un po' diversa. Dicevo che è un terreno molto spinoso, perché è uno di quegli argomenti, temi narrativi, come si suol dire, divisivo. C'è chi lo ama, chi lo definisce automaticamente ombelicale, così senza nemmeno stare a entrare nel dettaglio. Per cui qua ho mischiato le carte, parlo di esperienze mie, ma anche di esperienze no, parlo dell'America, parlo del mio rapporto con le comunità italoamericane, parlo della mia passione musicale coi fumetti, della cultura americana, come vedete in questa vignetta. Eri tu a New York proprio? Noi vivevamo vicino a New York, a White Plains, nel Westchester County, che è un po' a nord, upstate, non nemmeno upstate, un po' più sud, dopo il Bronx. Andavi, segui l'Hudson, tant'è che mio figlio è nato a Sleepy Hollow, proprio là, sull'Hudson River, e siamo stati lì, per cui l'interesse era anche raccontare certe cose, le varie comunità italiane che ci sono ancora negli Stati Uniti, soprattutto area newyorkese, per cui le ho visitate tutte, ho preso appunti, e in mezzo a tutti questi fatti prettamente autobiografici ne sono invece altri di finzione, fiction, quindi diventa autofiction, e si innesta anche un percorso di mystery, alla fine il romanzo diventa anche un mystery. Quindi ho unito tutte queste mie varie passioni, questo con un po' di fantascienza, poi fantascienza non ce n'è, c'è veramente c'è una detection, in questo caso qua il fantastico non c'è per niente, il fantastico nelle mie storie c'è quasi sempre, qua no, se proviamo a trovare delle assonanze letterarie c'è commedia, parzialmente autobiografica, è una detection con mystery.
Molta commedia sostanzialmente, cioè, la cosa principale è quella. Affronto anche un tema che non, appunto, gli autori maschi non si affronta quasi mai nel fumetto, della l'ansia della paternità, ecco, e poi quando arriva diventi padre, che non ha, non pensato che era una esigenza che ho avuto in quel periodo. Ecco, io a questo lavoro qua ho iniziato a lavorarci subito dopo che è nato mio figlio, quindi sono da, praticamente dal 2003 che lavoro in diverse versioni, incarnazioni, ho fatto tavole buttate via, le ho riprese, le ho ridisegnate, è stato un lavoro continuo, è come frequentare una delle persone intime che non vedi tutti i giorni, ma poi quando ci sei veramente in maniera totalizzante, quindi va avanti già da tanti anni. E racconto diverse tappe, appunto, che ho fatto là negli Stati Uniti, così. L'ultimo volume invece lo inizio addirittura nel presente, quando l'anno scorso i miei due figli sono andati da soli in America a stare là. Che spettacolo. L'estate, che c'erano anche i nonni, e quindi c'è effettivamente si amplia un po' questo spettro, questo range temporale diventa molto più ampio. Per cui questi ritardi che sta avendo il secondo volume è dovuto anche a tanti ripensamenti, ho un rapporto molto dialettico con questa storia, quindi essendo molto dialettico ti porta anche a molti conflitti. E quindi adesso ho trovato la stesura giusta, quindi la sto facendo, direi anche abbastanza spedito. Si parlava ieri l'altro con Palloni proprio del bisogno del raccontare, che poi a prescindere quasi anche dalle tue capacità, no? Ti spinge per forza a parlare anche di certi temi piuttosto che di altri, di fare certe scelte o di realizzare dei prodotti, tra virgolette, che magari hanno certe caratteristiche grafiche, magari più semplici oppure meno o altro. Insomma, c'è questo bisogno di raccontare che però sovrasta tutto, che ti conduce un po'. Quindi, sentendo un po' le tue parole, no, come dire, volevo parlare dell'ansia della paternità, volevo parlare di cose che comunque ti coinvolgono dentro, avevi bisogno comunque di tirarle fuori in un modo che però fosse anche coinvolgimento, perché ci metti anche la fiction, ci metti anche altre cose, insomma, che non sia soltanto un parlare sulla sfogatoio, non è né uno sfogatoio né l'occasione per lagnarsi o della condizione esistenziale o come sono sfigato o meno. Io considero, essendo un narratore sostanzialmente, io penso che qualsiasi argomento, situazione è degna di essere raccontato, dipende come la racconti, ecco. E allora il fatto che inserisca certe cose che trovo intime perché mi sono successe o altre che mi sarebbero potuto succedere, ho pensato che era la strada giusta, ecco, almeno quella che ritenevo opportuno fare. Oh, tu hai fatto anche un altro bellissimo volume, sempre, ora non lo trovo più chiaramente, per Centuria, non su Schiele ma su un altro grande artista. L'altro è Klimt, ho fatto Klimt. Ho dittico della secessione, prima Schiele e poi Klimt, un anno dopo l'altro. Questo intanto è il tuo sito, ma io cerco... Ma no, non andare, il mio sito ormai è un bacco. No, ormai c'è... È il cimitero degli elefanti, non c'è, ma non ci vado da anni, per cui è un relitto che vaga nell'internet. La cosa bellissima che ho trovato, ecco qui, questo è il tuo bellissimo, proprio la tua bellissima cover. Ho trovato un sacco di cose di Otto proprio su Pinterest, è l'ultimo posto dove magari mi sarebbe venuto in mente di cercare. Anche me sono dimenticato. Ma invece si trovano... Sì, guarda, infatti magari può essere un'occasione per ritornarci. Io ammetto che uso pochissimo i social per autopromuovere, giusto Facebook e Instagram, metto qualche immagine così, ma ho fatto una galleria, tanto rivedendola anche adesso mi piace anche, una collezione di lavori sparsi che ho fatto, certi pubblicati, addirittura altri inediti, non li ho messi con... Più che altro li ho messi perché mi piacevano e poi ho messo un po' i vari settori in cui lavoro. Ecco qua
Io ho lavorato molto, continuavo a lavorare tantissimo nel settore ragazzi, per cui sia per albi illustrati, romanzi per ragazzi, fumetti per ragazzi, e quindi è un settore che amo, è una sorta di doppia vita che ho, però a volte converge, tant'è questi giorni qui, anzi proprio l'altro ieri è uscito il mio nuovo libro, settimo della collana Rivoluzioni, si chiama Il secolo elettrico, l'abbiamo fatto insieme a Sergio Rossi, grande conoscitore di fumetti, giornalista, scrittore, editor, abbiamo fatto questo libro insieme, Il secolo elettrico, questa collana che si chiama Rivoluzioni, è una collana a cui tengo molto, l'ha inventata Teresa Porcella, lo facciamo per Libri Volanti, e raccontiamo un po' le rivoluzioni, o storiche o quelle tecnologiche. Quindi non semplicemente è avvenuta così e cos'ha, ma sono storie di personaggi, spesso dei ragazzi, ambientati in quel periodo in cui si stavano facendo quelle rivoluzioni. E l'idea di mettere insieme un grande scrittore o una grande scrittrice e un unico illustratore, in questo caso io, sono illustratore di collana, per cui mi sono illustrato la collana tutto io, e a differenza di tanti libri il peso è 50%, per cui l'illustratore e scrittore hanno lo stesso peso specifico all'interno, perché laddove finisce il testo inizia l'immagine e viceversa. E abbiamo un lavoro di team, praticamente, di equipe. Sì, cioè. Sì, è importante la figura dell'editor qua, che Teresa, lei fa un po' la regia di tutto questo. Insieme noi ci facciamo il timone e abbiamo adottato un sistema narrativo che io chiamo anfibio. Siamo sforzati con Luigi Bernardi di trovare un nome a questo qui, perché avevamo fatto un libro insieme con questa tipologia di linguaggio. Qual è? Che andiamo tranquillamente, cambiando registro, quindi da narrativa letteraria a parti a fumetti a parti illustrate, tutto insieme in un unico flusso narrativo. Con Luigi avevamo fatto Quaderno di disciplina, poi magari posso dire anche come è successo, e sì. Questa modalità qua io lo portavo già avanti da un po' di tempo, non c'è un nome, noi alla fine l'abbiamo battezzata Total Novel, ma non so se esiste un nome, e mi sembra strano che gli anglosassoni, che inventano nomi per tutto, non l'abbiano inventato. Per cui qua questa narrazione anfibia che c'è da questo... Sì, questa è la copertina. Va in questo modo, in questo caso iniziamo con la parte a fumetti, poi inizia la parte letteraria, c'è la parte fumetti che introduce. Ora io ho soltanto un esempio di qualche pagina. Ecco, dopo di questa doppia panoramica che si vede, inizia la parte scritta. E poi ci sono delle parti illustrate, si va avanti così. Ecco, vedi. Questo è un libro a cui tengo moltissimo, fatto con Luigi in una maniera molto complicata, nel senso che l'avevamo progettato quando Luigi era in vita insieme, poi Luigi è scomparso, c'era rimasto come materiale lo storyboard, l'impaginato che avevamo fatto insieme. Io per anni l'ho lasciato così, perché non sapevo che atteggiamento fare, poi mi sono sentito confrontato con Marco, suo figlio, e la Hilde, sua moglie, e di comune accordo abbiamo deciso che era giusto portarlo avanti e portarlo a conclusione. Quindi è venuto fuori questo libro molto, io sono felice come l'abbiamo fatto, e della curatela che ha fatto Tunue, abbiamo fatto un volume fuori collana, cartolato, col dorso telato, usando la carta... quello uso umano quasi a tratti potrebbe essere una carta molto aggressiva, ma che ci sta molto bene. Ed è venuto fuori questo. Interessante questa cura per la scelta della carta. Quella è una mania, una mania quella della carta. Sì. E poi magari ti chiedo l'importanza che pensi che debba avere, anche perché tu hai avuto un importante, insomma, ruolo anche dietro le quinte, no? Della parte della redazione, no? Quindi l'importanza che secondo te dovrebbe avere un editor per la finalizzazione di lavori, di libri, soprattutto di graphic novel? È decisiva, per me è una figura, l'editor è decisivo. Io ho avuto la fortuna di lavorare in ambito di fumetto, sto parlando, di lavorare insomma con le tre persone che meglio hanno incarnato questo ruolo, sono appunto Daniele Brolli, Igor e Luigi Bernardi.
Con Daniele ho lavorato anche molto dal punto di vista redazionale, per cui ho imparato tanto. Con Luigi ha raccontato tanto, per cui alla fine sono stati decisivi, ecco, per la secondo me ce ne vorrebbero di più di persone che abbiano questa lucidità anche nel mondo del fumetto. Ce ne sono, dovrebbe esserci ancora di più una maniera capillare, perché diventa di... Io la mia idea di editor è molto simile a quella del produttore discografico. Produttore discografico che diventa il membro aggiunto del gruppo, come poteva essere Brian Eno con gli Ultravox dell'inizio, con gli U2 quando sono diventati intelligenti, o Daniel Lanois, oppure un Rick Rubin quando ha prodotto Johnny Cash, oppure i tempi ruggenti Steve Lillywhite o Steve Albini quando produceva il grunge. Insomma, tutta una serie di produttori che diventano, o andando ancora più antico, veramente Phil Spector con il Wall of Sound, o Tony Visconti con tante volte con Bowie. Insomma, persone che hanno una forte personalità, visione, e diventa una sorta di membro aggiunto, quindi non soltanto un notaio, un correttore di bozze o altro, ma uno che ci si possa confrontare con delle idee, in modo tale che se tu, il tuo prodotto, il tuo libro, il tuo album vale 9, quel produttore arriva a 10, anche 10 lode. La mia idea è quella. Ci vuole una persona con cui ti confronti, con cui far crescere il progetto e non tanto navigare. Solitudine in certi casi, ecco, per cui soprattutto l'assenza di Luigi, ecco, quello lo rimpiango tanto, perché lui siamo sempre stati vicino, abbiamo stato decisivo nel momento di Granata Press, ha creduto in me quando ero giovanissimo e aveva mandato me Semerano alla Biennale Giovani di Barcellona. Quella è stata un'esperienza formativa di un altro pianeta, quindi, sì. Insomma, sono stati dei momenti importanti tutti questi, quindi sono veramente grato, sono felice e orgoglioso di aver fatto questo percorso, non soltanto come autore, ma anche dal dietro le quinte, che poi negli anni ho lavorato un po' per Cap Edizione, la mi occupavo di editing dei manga, per cui anche là è stato molto bello dovermi confrontare con le traduzioni, rivederle, scoprire un mondo che è quello del manga che io non frequentavo. È stato... Sì, mi ricordo anche Semerano aveva avuto a che fare con le traduzioni lui era Conan il Barbaro. Io me ne stavo andando, era arrivato lui e siamo andati avanti per un bel po'. È un lavoro abbastanza complicato quello di fare l'editor dei fumetti dei manga, perché ti devi relazionare uno con la storia in sé, due con la lingua. Non è semplicissimo, ecco, però era stato sicuramente anche questo molto molto formativo, devo dire, quindi bello, quindi assolutamente devi anche rivedere tutta la tua ottica, perché loro hanno un modo di ragionare diverso, quindi la sensibilità nelle traduzioni, nelle impaginazioni confermo Veronica, all'inizio ho avuto veramente tante difficoltà perché era un lessico che mi era alieno. Mi era alieno dovuto anche al fatto che magari i traduttori della prima ora erano madrelingua giapponesi, che però non erano perfettissime con l'italiano. Per cui allora io penso che un traduttore deve conoscere alla perfezione la lingua madre, prima, altrimenti diventa un po' difficile. E allora ho imparato tanto, perché c'era una terminologia da rivedere già a partire dalle onomatopee. Le onomatopee manga sono diverse da quelle dei fumetti americani, per esempio. Anche lì bisogna capire quando e come usarle, perché poi dopo c'erano non ricordo più il nome, gli adattatori, quelli che facevano gli adattamenti grafici, che ridisegnavano le onomatopee. Quindi passavano dai kanji a inventarsi le onomatopee col nostro alfabeto, ma mantenendo quell'attinenza col disegno, per cui le onomatopee andavano prima decise, prima di disegnarle. Okay. Quindi anche lì ho dovuto fare una sorta di corso accelerato per capire cosa volesse dire Sha o altre cose che si usavano. Anche perché lì non basta tradurre, cioè lì bisogna un attimino immergersi nel loro modo di vivere. Quindi è stata un'esperienza a posteriori veramente importante anche questa. Mentre lì magari a volte per la serie smadonnavo, cioè, ma cosa ha scritto? Ma così, non capisco.
Poi c'era tutto il problema della traslitterazione, quindi anche lì a volte c'era, soprattutto nei nomi, con la traslitterazione vengono fuori dei nomi incomprensibili, quindi anche là bisogna fare un lavoro filologico, andare a capire qual era il nome che dovevamo andare a recuperare. Quindi, e poi la cosa bella dei manga è che molto spesso ci sono dei manga tematici, quelli con lo sport, quelli sulla musica, quelli sulla lirica, quelli sulla, per cui ti mettono in condizioni dove studiare anche l'argomento. Sì. Per cui dovendolo consigliare, lo consiglierei a tutti questa esperienza, dovessi confrontare con la con il medico dei manga, perché impari veramente tanto. Ma dico che ci vuole sempre umiltà in tutte queste cose qui, non arrivare lì che so tutto io, oppure guarda, sono delle porcherie, sono scemenze, invece no, le cose vanno fatte seriamente, perché poi chi legge se ne accorge se una cosa è fatta male o con supponenza. Massimo rispetto per autori e per i lettori, altrimenti non vai da nessuna parte. Sì, assolutamente. Poi c'è, mi ricordo qualcuno del gruppo che prese anche la strada proprio del Omar, divenne editore e lo è tuttora. Allora, sì, ha fatto Black Velvet per un bel po' di anni, poi ha chiuso, ha cambiato vita, non so più di editoria attiva. Sono stati anni molto intensi, io collaboravo molto con Black Velvet, era fatto per i libri con loro, come scelta di titoli era sempre bella, sia come produzione italiana che la scelta dei titoli esteri era sempre ponderata, era una linea rigorosa. Io ho numerose cose Black Velvet, veramente. Io mi ricordo un'edizione Luca Comics dove gli editori, diciamo, indie, diciamo così, tra cui Black Velvet, erano accampati attorno al Palasport, al palazzetto dello sport, su delle tende bianche sotto la pioggia. Era la tensostruttura. La tensostruttura. Chiamiamola così, era più una carta velino struttura, insomma. Comunque c'è questo bellissimo ricordo, c'era anche Massimo Perissi. Perissinotto, giusto, che io non mi fermavo sempre a Perissi perché pensavo che Perissinotto fosse un nomignolo affibbiato, no, beh, poi ho saputo che era il suo cognome, finiscono in otto spesso, sì, vabbè, è avuto, e tra l'altro lo salutiamo, tra l'altro c'era bellissimo questa, era appena nata Black Velvet, c'era questa stand che sembrava una cosa, poteva essere, non lo so, veramente una cosa hollywoodiana attraverso i nostri occhi, ecco. In realtà era una cosa tecnicamente, insomma, fisicamente molto povera. E comunque ci sono state anche queste diramazioni, insomma, verso case editrici, verso altre... abbiamo detto tutto, la musica, ma manca la danza, forse. No, quella non la pratica, non quella è di calcio. Sì, ecco. Ma con Atos di calcio direi proprio di no. Non si può avere tutto, non si può avere tutto. Io sto continuando questa bellissima carrellata. Non abbiamo ricordato che, insomma, che appunto tu vieni dalla Sardegna, non sei nativo. Ah. E questo è stato un lavoro abbastanza interessante, proprio verso la tua cultura madre, non so come sì, definirla. Allora, questo è un noir ambientato in Sardegna durante il fascismo, ambientato in una zona della Sardegna molto particolare che ieri come oggi è in difficoltà, ed è il Sulcis minerario a sud-ovest della Sardegna. Per cui a un certo punto parli di ieri, ma parli anche dell'oggi. E qua ho unito il mio interesse ormai antico per quanto riguarda il ventennio, nutrito dai racconti di guerra che potevano fare i miei nonni, i miei genitori, i miei parenti, per cui alla fine ce l'avevo in mente queste storia di Sardegna e di quel periodo lì. E in realtà questa storia l'avrei voluta, avevo pensato di scriverla e basta, e di affidarla a un altro disegnatore. Ho fatto un tentativo o due, non sono andati in porto perché alla fine mi rendevo conto che non mi trovo in difficoltà dal punto di vista storico a comunicare, e allora ho deciso di farlo io, questo libro, di farlo tutto io, ed è stata una rivelazione, nel senso che mi sono confrontato con un genere letterario che è appunto quello
giallo noir che avevo già affrontato con Cacucci un paio di volte, La giustizia siamo noi e Tobacco, ma questa era la prima volta che lo gestivo in maniera totalizzata. Anche qui, grande periodo di studio, sopralluogo, questo qua è una parte che si svolge a Iglesias e Carbonia. Carbonia è città di fondazione, no? È stata inaugurata fine del 38 con abbinare appunto il nome Carbone, potete immaginare, sì. Carbone, e quindi sono andato più volte lì, ho visitato le miniere con la guida, preso appunti, foto, sono andato all'archivio minerario di Monteponi e Iglesias, anche lì sono stati gentilissimi, mi hanno dato migliaia di foto di archivio da poter consultare, ho letto tanto la vita quotidiana ai tempi del fascismo, perché ti fai delle domande, anche dovendole disegnare, ritrarre, ti fai delle domande anche ma com'era questo, com'era quest'altro particolare oggetto, e alla fine è venuto questo libro che mi ha dato tante soddisfazioni, addirittura ha fatto il reading proprio là in miniera, un tempo dopo. Bella questa cosa. Bello. Abbiamo chiesto a Marcello Pois, con cui siamo amici, di fare una prefazione molto sentita, anche lui, Marcello è sardo di un'altra zona, ma comunque la nostra amore per la terra madre è fortissimo, ed è venuto questo libro. Sto pensando di fare un seguito, nel seguito, se ci dovesse essere, sarebbe ambientato a Cagliari durante i bombardamenti del 43, sostanzialmente. Sono contento, poi questo libro è stato ristampato qualche mese fa con quella collana Visioni, di graphic novel legato alla Gazzetta e Corriere dello Sport, che trovavi in edicola, quindi ho avuto una vita nuova con una diffusione ampissima, sia molto ampia in edicola che il massimo come diffusione, per cui sono contento. E anche la copertina l'ho pensata proprio in qualche maniera riprendermi quelli al totalitarismo di quel periodo, è molto giusto. La scelta della famiglia che c'è sotto l'abbiamo progettata proprio come effettivamente erano tante illustrazioni di quel periodo, sì. Quei caratteri là monumentali o quelli che si usavano durante il fascismo. E anche il nero e il rosso con quel cerchio ti richiama un approccio frontale dal punto di vista grafico. Giusto. Il protagonista è commissario Marmo, viene dalla Toscana, da Siena. Da Carrara, no, da Siena. Da Siena, e lo definisco un poliziotto riluttante, che a lui non piace fare il poliziotto, lui veniva combattuto in Africa e in Spagna, nasce come fascista, convinto, poi pian piano prende le distanze, si rimette in discussione, tant'è che il suo principale amico e collaboratore è il professor San Giorgi, che è un intellettuale bolognese mandato al confino in quanto di sinistra e anche omosessuale, quindi lui diventa il suo personaggio più vicino, riscopre la Sardegna perché la odia, tant'è che il titolo, L'illusione della terraferma, funziona così: lui, stando là nel Sulcis, si fa portare da un suo attendente con la macchina di fronte all'isola di Sant'Antioco e poi di Carloforte, che sono là vicini, vede che appunto sono un'isola e ha l'illusione di stare sulla terraferma, su un'odiatissima isola che per lui è la Sardegna. L'illusione della terraferma deriva da proprio il titolo, da questa sua condizione con cui inizia proprio il libro. Quindi bellissima visione letteraria, poi. Vabbè, sì. Portiamo le cose. E a questo punto andiamo avanti pure su, ecco, anche cose completamente diverse che hai. No, mi hanno portato il link e mi ha tradito. No, il mio di link che ho fatto con l'Aggiunti era un altro di quei libri di narrativa in cui ci sono delle narrativa letteraria, pubblico dei ragazzi medi elementari, in cui compaiono tante illustrazioni, compaiono delle parti a fumetti, e la grande passione, il protagonista è un nerd, amico di nerd, che hanno la passione dei supereroi. Quindi i supereroi che ci sono qua negli New Boys li ho tutti inventati io, certi li ho ripresi da quelli che disegnavo da bambino e li ho inseriti. Ma per dire, questo qui è un progetto che hai proposto direttamente alla Giunti, come è funzionato? Perché ma avevo questa idea qua, l'idea di base nasce una cosa che volevamo fare con Massimo Semerano, vedi. Volevamo farla a fumetti, non mi ricordo più. Poi è rimasta lì, io nel frattempo
portato avanti, e poi ho chiesto a Massimo il permesso se potevo poi svilupparla come una narrazione di libro per ragazzi. E la cosa bizzarra, qua l'ho firmato Mario Rivelli, Otto Gavos, che sono sempre io qua. Sei scisso. Sì. È stata la prima e unica volta che ho fatto questo giochino qui. Qua c'è tutta la componente nerd che viene fuori della mia infanzia, della passione per i fumetti, solo che è ambientato ai giorni nostri. Non è ambientato, è una voglia di esternare tutto il background. È inutile negarlo, è venuto fuori, ma non è molto autobiografico, questo però è veramente un inno alla passione di certo tipo di fumetti che diventa totalizzante quando si è piccoli. Il protagonista è un ragazzino bullizzato perché è grasso, viene preso in giro, vive nel suo mondo, è molto grasso e si accompagna da un altro personaggio altrettanto nerd come lui, che invece in realtà è magro e curvo e sa disegnare bene i fumetti. Quindi racconto un po' di queste vicissitudini. È figlio di due ex fricchettoni, per cui hanno una visione del mondo un po' così, tipo non hanno la TV in casa perché è dannosa, l'hanno messa in cantina, però il padre di nascosto va in cantina e guarda le partite, per dirne una. Sono salutisti, tutta una serie di cose, sono salutisti, però alla fine si ritrovano che lui figlio è grasso e lui mangia di nascosto le merendine, quindi insomma quei conflitti che a volte avvengono con la famiglia, sì, è molto politicamente corretto questo romanzo. Mi fa venire in mente quando andavo a rubare le tortine di sotto dalla mia zia perché mia mamma non le comprava. Perché mia mamma non le comprava, mia mamma seguace della macrobiotica, non c'erano e io andavo a rubare da mia zia, che invece lei era solo precotto, preconfezionato, mulino bianco, formaggini tigre. Che poi sono quelle più buone, a me piacciono. Quando andavo a scuola regalavo il mio pane e lo barattavo col pacchetto di patatine. Esatto. È sopravvivenza quella. Esattamente, facevi così. Quindi... Sì, ma tu, Mariotto, sei sempre stato magro e atletico. Atletico, per modo di dire, magro pure. No. Io queste cose le ho vissute sulla mia pelle. Ma... quindi alla fine ho fatto bene a parlarne. Sì. Certo. Bene a parlarne. È così, ecco. Però è già un libro di qualche anno fa, quindi non so se adesso potrebbe uscire, ecco, non lo so perché siamo un po' più bigotti adesso. Ancora qualche altro titolo. È un ritorno, sì, al bigottesimo. Adesso si chiama, in realtà si chiama Policy, come si chiama? Vabbè, ce ne sono tante di definizioni. Sì, perché non è più bigottismo, è rispetto, no? Per il diverso, è rispetto per la parola. No, è molto complicato, quindi dobbiamo parlarne per ore con tanti punti di vista. Senza arrivare da nessuna parte, oltretutto. Diciamo privacy. Privacy. E non so, La giustizia siamo noi è il secondo lavoro che ho fatto con Pino Cacucci, è un noir terribile. Che parla di un gruppo di poliziotti provenienti da diversi settori della polizia che si fanno giustizia da soli. Poi a un certo punto fanno il patatrac e la storia è tutto un flashback, fanno un'operazione sballata, nel senso dovevano far fuori un politicante corrotto, scontro con i carabinieri che non era inaspettato, una di loro viene ferita, si nascondono, questo è l'inizio, quindi non sto spoilerando, inizia proprio così, in una sorta casa colonica, quella che trovi molto qua nella bassa, in Emilia, è un casolare, e da lì c'è tutto il flashback della storia. Ecco, è interessante perché la copertina fa molto stile Bastardi senza gloria. È molto, in realtà la copertina mi ha ispirata a YouTube, quello No Line or No Horizon, quel disco lì, una ispirata a quella, però volevo anche questo qualche caso che fosse molto iconica. Ed è una storia molto amara, senza speranza, davvero. Questa cosa qua eravamo molto amareggiati. Ma tanto Palloni ci ha insegnato che la speranza non esiste, quindi. Palloni siamo alla porta. E invece amo molto questa raccolta su Pinterest di veramente di stili anche di disegno diversissimi. Sono molto, no, non sono tutte inedite. Ad esempio, questo qua che vedi. Sì.
è un lavoro che quello è iniziato. È carinissimo. L'ho fatto per l'ultimo lockdown, questo quello che è successo nei mesi. Così dopo, francese questo. Ho disegnato una pagina al giorno e l'ho postata su Facebook, quindi si chiama Pellegrino con sciabola lanterna, è uno classici... storie picaresche, chiamiamole così, l'avventura, una pagina al giorno finita che mi dava in qualche maniera quel periodo brutto che speriamo di non replicare o di non replicare così, per quanto mi riguarda era un ancoraggio alla realtà perduta, certo. Quindi obbligarmi ogni giorno a fare qualcosa di compiuto che non fosse quella, sai che hanno coniato quel termine molto usato che è il stato di sospensione, il presente sospeso, ecco, era quello lì e io in qualche maniera volevo invece ripristinare una realtà quotidiana per me e lavorare tutti i giorni. Allora quando non ero in dado, cosa che ho fatto per diversi mesi con gli studenti, ho deciso ogni giorno, ogni santo giorno, costi quel che costi, ma pubblico una pagina finita come se fosse un foglietone. Però questo non è semplicemente, cioè c'è tutta... Si legge che qui siamo nel mezzo di chissà quale storia, c'è Zenda che purtroppo è morta, c'è questo abito, la stella, la sciabola, il cappello, cioè cosa c'è dietro? Qui c'è già, siamo a metà di un volume. È un avventuriero. Come dovrebbe essere un volume fiume? Allora, nasce da un sogno, questa cosa qua. Se io sono uno dei autori dei miei sogni, ho imparato da ragazzino a scrivere quelli significativi. E questo ho fatto un sogno che appunto era praticamente un romanzo picaresco. E allora l'idea è, semmai, spero di riuscirla a fare se c'è qualche editore interessato, è appunto lavorarlo nell'ambito, praticamente dovrebbe essere un esperimento, lavorarlo nell'ambito di un anno, fare una pagina al giorno e lavorando con un canovaccio, io ho un canovaccio sostanzialmente di narrativo che è una sorta di plot così, però non devo fare né sceneggiatura né storyboard, devo navigare a vista, proprio come ti sei imposto. Il meccanismo è questo, quindi col rischio di... o di fare come magari faceva bene Alexandre Dumas, oppure come aveva fatto molto meno bene Eugène Sue con L'ebreo errante, nel senso che il rischio è che a forza di digressioni perdi il filo della narrazione, perché il feuilleton ti porta a avere delle digressioni narrative. E l'idea sarebbe quella. Quindi ho fatto 40 pagine, sono rimasto quei giorni in cui c'era il lockdown terribile, ho fatto 40 pagine, una pagina al giorno. Ho smesso di farlo quando avevano chiuso quello totale, ma quello che fosse dall'8 maggio, non me lo ricordo più che giorno fosse. Che allora, mi sa che avrai modo di finirlo. Molto probabile. Poi vediamo. Comunque. Certo, in mezzo c'è un po' di tutto, roba che non ho mai fatto. Sì. È bello questa sorta proprio di buttare giù anche la cosa casuale che hai appuntato sullo sketch, ma non uno sketch fatto apposta, questa è la pagina di un'agenda. È l'agenda, questo qua sono i disegni che faccio durante le riunioni. In questo momento mentre parli hai buttato giù qualcosa del genere? Adesso no, però di solito l'ho fatto per concentrarmi meglio, perché altrimenti divago, invece disegnando riesco a sentire quello che dicono gli altri. Adesso io comincerei invece proprio a chiederti di avvicinarti al tuo tavolo. Allora facciamo così, siccome ho la postazione che è qua a fianco, diciamo che metto le cuffie. Sì. Mettiamo le cuffie, che sono quelle preistoriche, perché io non uso le cuffie, quindi le ho trovate a casa abbastanza vecchie. Vanno bene anche quelli con i gommoni che si usavano negli anni 70. Vabbè, abbiamo avuto Bertolucci che aveva quelle cuffie meravigliose col piumino arancione d'un tempo, ti ricordo, bellissime. Vediamo come, eccole qua, metto queste. Perfetto. Come un DJ, esatto. Amante della musica come te, adesso deve poi accendo Pioneer, la... Mi ricordo il Pioneer con le ruote di nastro magnetico, che era il massimo prima del digitale, chiaramente. Ecco qua, ti aggiungo lo stream. Ho acceso la Cintiq e qua provo a inchiostrare in diretta. Oh, bellissima questa situazione. Aspetta, proprio una pagina del viaggio. Ti valorizzo un attimo.
Allora, che vi devo dire? Innanzitutto, quali sono le tue metodiche? Perché abbiamo visto che lavori con segni diversi a seconda del lavoro, a seconda del progetto. E le palette di colori invece sono molto particolari, usi sempre pochi colori alla fine, no? Sì, uso pochi colori, sempre quei due libri che hai visto, quella di Clint e Schiele. Ho usato tutto il materiale della Winsor & Newton, quindi su carta. Ho usato gli acquerelli lì, quindi ho lavorato tutto in questa maniera e poi dopo ho fatto una post-produzione digitale per aggiungere altri colori, pulire, eccetera, eccetera. In questo caso, invece, nel viaggiatore distante, io faccio tutto quanto a mano lo storyboard, che è quello che vedete adesso, che in realtà lo storyboard per me sono le matite, coincidono. Faccio uno storyboard molto abbozzato, poi pian piano lo definisco, e poi dopo me lo scansiono, quindi insomma l'ho scansionato a 600 dpi, l'ho importato in Clip Studio Paint che uso, e quindi questo libro qua lo farò con tre tecniche diverse. Farò una parte in digitale, che è quella che faccio vedere qualcosina adesso, che è la parte più acchina, tipo quelle che abbiamo visto nelle pagine del volume precedente prima. Poi ci sono delle sequenze con gli acquerelli, quelle le faccio sulla un altro tipo di carta chiamiamolo in analogico, proprio con gli acquerelli, e delle parti a matita. Ah, quindi gli acquerelli in quel caso li fai sopravvivere, sì. Ecco, diciamo. Sì, sì, no, allora a me piacciono a me piacciono tutte le tecniche, non ho nessun problema ideologico, è meglio o peggio, però il rapporto sulla carta con la carta è essenziale, quindi sono certe cose che vengono bene sulla carta. Altri invece ho trovato delle soluzioni, delle riflessioni interessanti col digitale, ve lo dico, soprattutto per la china, quando sono abituato a stare su carta, io su carta uso i pennini, i pennarelli classici fine liner, oppure delle food, pen brush, pennini americani. Il rapidograph come ti poni nei confronti? Allora, il rapidograph, io vorrei tanto quello che quello che usa ancora Tardì, che lui usa la 05, quella da ingegnere di quelle di metallo, che però purtroppo si ingrippano, sono difficili da usare, per cui uso quelli a questo punto potrei rivelarvi un tip, diciamo. Il problema dell'ingrippo del rapidograph, anche quelli proprio storici, che a me mi si ingrippa sempre, in realtà non è dato tanto dal meccanismo, è dato dall'inchiostro, perché l'inchiostro di china è molto delicato, basta poca aria per seccarlo. E quindi la cosa che mi sento di consigliarvi, anche se forse per certi ambienti sarebbe una bestemmia, è di usare un inchiostro alternativo. Nel mio caso uso gli inchiostri che si comprano per ricaricare le cartucce delle stampanti a getto di inchiostro. Ma pensa un po', guarda, questa è un'ottima dritta. Sì, questa è una grande dritta. Costano pochi euro a litro, veramente, e sono neri intensi, chiaramente sono leggermente più fluidi della china, ma questo fa sì che non si ingrippi mai, cioè nel senso che io questo 02 ce l'ho qui appoggiato sul tavolo da mesi e tutte le volte che lo riprendo scorre che è una bellezza. Allora farò così, perché ne ho comprato un'infinità e poi succedeva questo problema. La china però è idroresistente una volta seccata. Questo no, metà. Quindi non bisogna andare con gli acquerelli sopra. A meno che non lo fai apposta proprio per avere questo bellissimo viola che ti tinge tutto. Ma sai, questo l'ho visto, che l'ha usato Manara, quando ho visto la sua mostra bellissima fatta a Bologna. Usava questo effetto qua che diventa viola, usando, secondo me, doveva essere tipo un attratto pen, un attratto clip. Ma anche con l'inchiostro delle stilografiche, delle cartucce. Sì, sì, è meraviglioso con l'acqua, perché in qualche maniera ti sfalda il segno, ti dà degli effetti bellissimi. Quindi a volte il cosiddetto sbagliato in realtà diventa una questione stilistica molto, molto interessante. Ecco, allora faccio così in questo caso, Provate, è un modo per continuare ad amare i vostri vecchi rapidograph degli anni 70, se chi ce li ha ancora, insomma, nel senso che come strumento in sé sono perfetti. Il problema è proprio pulirli spesso, perché altrimenti l'inchiostro se li mangiano, insomma.
Allora, stavo dicendo che ho scoperto in digitale una cosa che viene dal punto di vista più che altro di una riflessione di atteggiamento. Allora, inchiostrando su carta è uno dei momenti di massima tensione, perché c'è il problema che non bisogna sbagliare, almeno quando sbaglio poi diventa un problema correggere. Io sono uno di quelli che il bianchetto, le peccette, quindi allora cerco in tutti i modi di sbagliare il meno possibile. Questa cosa comporta una tensione di base che in certi momenti magari ti blocca un po', nel senso blocca l'espressività. Io ho visto che in certi casi, inchiostrando in digitale, questo qua mi passa, perché è come se disegnassi con la rete. Non è come quelli che dicono: sì, lavorare in digitale è bello, però è un problema perché alla fine hai davanti il parco giochi, sei pieno di effetti e non affronti mai i veri problemi. Verissimo. Infatti io non uso mai effetti speciali, perché voglio in qualche maniera replicare gli stessi strumenti che uso. Questa è un'educazione che dobbiamo chiaramente... Uso su carta, sono contro i trucchetti. Quello che invece ho imparato, che lavorando con questa protezione, che chiaramente qua è correggere più facile, non devo buttare via il foglio, non devo... Scusa, ma stai lavorando direttamente sulla matita in questo momento, però? Sì, ho messo un nuovo livello. Ah no, pardon, mica, che imbecillito. vabbè, fa niente, tanto la rifaccio questo. Hai fatto bene, no, la rifaccio dopo. Ecco, tu lavori, bello, adesso che siamo dentro un programma, mi viene chiaramente da farti qualche domanda un po' più tecnica, per dire, tu lavori solo i raster, lavori su livelli vettoriali? No, io lavoro a livelli raster e basta, perché non lavoro quasi mai in vettoriale. Allora, essendo molto asino, cerco di ricrearmi lo stesso ambiente che ho sulla carta, per cui è molto, ho un lessico molto ristretto. Eri nerd una volta, no? Sei nerd dentro di te. L'approccio, no, il problema è che uno impara a disegnare da piccolo, quindi certi approcci, certe cose se le tira dietro, quindi sono sempre meno contro i trucchetti, allora mi piace, semplicemente mi piace cambiare strumento, ma l'approccio è lo stesso. E il tratto, ecco, mi piace un attimo parlare del tratto, perché è essenziale secondo me in una narrazione come quella dei tuoi libri, perché il cambio di tratto cambia proprio la voce che sì. Narra. Tu usi innanzitutto i pennelli standard di Clip Studio Paint? O... Sì, allora me ne sono scaricati diversi, perché Clip Studio Paint è molto interessante, perché ha tutti questi asset gratuiti, per cui ne scarico parecchi, li trovi lì. Poi alla fine, bene o male, cerco dei pennelli che sono più simili. Qua sto usando per esempio il Real G-Pen è il pennino. L'ho un po' ingrossato, per cui diventa una via di mezzo fra il pennino e una brush pen, che è più o meno lo strumento che uso attualmente per fare il viaggiatore. Qua la cosa molto buona è che ci sono anche i retini qua, per esempio. Puoi usare i retini tipografici, qua li uso, ma non sono contemplati in questo libro perché non c'entrano nulla. Però è una cosa che uso con molto piacere. Ecco, non uso mai delle cose che sembrano molto artificiali. Anche quando faccio le integrazioni digitali, voglio che alla fine il disegno rimanga molto naturale come approccio, sia a livello di colore che di segno, perché voglio mantenere questo tipo di freschezza, questo tipo di sistema, e solo così riuscire a portarlo avanti. E allora qua per questo viaggiatore ho trovato questo G-Pen che mi sembra effettivamente quello vicino a quello che voglio fare. Si è molto usato. Ora purtroppo non abbiamo Federica che ci spiegava esattamente come imbracciare il G-Pen e ottenere il meglio da lui, ma... Magari lei sarà un'espertissima. È un ambassador della Celsius. Lei si manifesta, appare a volte dal nulla e illumina le strade agli fumettari che passano. A me piace usarlo così, perché in qualche maniera mi sento a casa.
E quando mi sento a casa lavoro al meglio, non voglio delle sorprese. Ma tu cambi spesso, per dire, grandezza del pennello, o cambi pennello all'interno dello stesso lavoro, o vai a strati, No, guarda, allora, una cosa che voglio fare, anzi che mi sono messo come regola, che diventa un problema col digitale, è col fatto che tu puoi ingrandire, 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 alla fine arrivi a fare dei dettagli microscopici che in stampa o più che vedersi disturbano, creano massa in riduzione. Per cui a un certo punto disegno o quasi dimensioni 1:1 o in questo caso un pochettino più grande rispetto all'originale, così che i miei originali sono dei fogli A4. Qua ho fatto una cornice più grande per lasciare un po' di respiro intorno e quando vado a disegnare ingrandisco, ma non tantissimo. Ad esempio, se devo disegnare un particolare, non faccio un ingrandimento gigante per disegnare il dettaglio microscopico, che poi in stampa si vede ed è brutto, fa proprio l'effetto digitale che trovo sgradevole, almeno io, poi è una questione Sì. di stile, ognuno fa come si trova più a proprio agio. Ruoti il foglio spesso. No, quasi, quasi, a volte sì, a volte no, ma poco, non faccio effetti speciali che gigantesco. No, No, poi qua ci sono chiaramente delle cose che ti aiutano, come puoi fare le righe dritte, ma sì. Le guide dipende magnetiche da. Sì, personalizzate o allora, quelle sono cose molto buone. Poi soprattutto poi c'è la gestione dei livelli, per cui esempio, per esempio se c'è la matita che è molto forte, come in questo caso qua, l'abbasso di tono, per cui riesco a concentrarmi meglio con la china. Sì, La chiaro. cosa che ho fatto malamente prima la metto molto bassa e torno sul livello moltiplica e qua vado a rinchiostrarlo, così non c'è problema. Poi posso chiaramente togliere o meno il livello, vedo a che punto siamo. Sì, chiaro. Quindi, poi togliere la matita sotto, vediamo un po' come il segno è abbastanza espressivo, devo lavorare ancora su qualcosa. Sì, c'è questo che è brutto, e ora mi metto, lo posso aggiustare, vado sull'altro. In Sono questo caso cose. la aggiusti direttamente senza la matita sotto, è proprio Sì, indipendente. certi casi qua, così che poi questo lavoro qua, le matite non le ho fatte definitissime, certe cose le improvviso direttamente Certo. sul foglio. Questo per mantenere anche un certo tipo di freschezza di segno. Così da che nella primissima versione io ho fatto questa cosa qua che è stato un massacro, ho fatto le matite a parte, poi avevo inchiostrato direttamente col foglio sul tavolo luminoso, che è uno sforzo tremendo perché ti dà fastidio alla vista, quindi qua è molto più comodo. Perché non volevo ricalcare sul foglio, al tavolo luminoso, di nuovo le matite dalle bozze. E allora avevo pensato, vado a inchiostare direttamente, faccio prima, mai l'avessi fatto, è stato veramente in certi frangenti una cosa devastante, tant'è che poi dopo ho cambiato metodo. È che tavoli luminosi buoni, puoi cambiare la luminosità e abbassarla, insomma, nel caso, Sì, quindi. ne avevo uno fatto da mio padre che non era male, poi credo che erano negli Stati Uniti, ne avevo preso uno che era così così. Adesso ho uno di quelli LED, che sono la cosa molto buona dei LED, che sono poco ingombranti, però non hanno la stessa luminosità di quelli là grandi col neon. Però almeno non ingombra, un A3 è come un foglio, per cui non ti disturba. E questi sono tutti accorgimenti che in qualche maniera qua riesco a gestire. Come riesco a gestire io per fare queste storie qui, ho fatto veramente migliaia di fotografie sul luogo, quindi le famose reference. Per cui queste qua le metto, le uso, le modifico, le ricalco, le reinterpreto. E vado avanti così, per cui qua c'è veramente molta comodità per queste cose qua che mi evita dei passaggi. Ai tempi di Mondo Naif che non c'erano queste cose, facevamo le foto, poi stampavo le foto e Sì. le ricaricavo con i lucidi, lucidi poi era una cosa infinita. Alla fine abbiamo fatto comunque il miracolo, specialmente con Vanna, che è questo lavoro qua di minuzioso, ed è venuto proprio. Quanto lavoro prendeva fare veramente una tavola all'ora e farla ora? Ma allora, secondo me, era molto più lunga Certo. perché c'erano tutti questi passaggi meccanici che adesso in qualche modo siamo riusciti a ovviare ed è molto meglio. Quindi.
Quindi sicuramente ci chiedi molto meno per certe cose, però paradossalmente più vedo che ci impieghi meno, più cominci a riempire di altro, quindi alla fine siamo di nuovo da capo. Cambia molto l'economia della gestione della pagina. Anche le troppe possibilità spesso imbarazzano e ti portano... Ecco, ma infatti io, come ti ho detto prima, evito questa cosa qua del parco giochi, che sembra il paese dei balocchi, che tanta roba la uso tutto, no. Mi piace lavorare comunque con la testa come se stessi su carta, per cui il disegno va sudato, a vederlo così. Bellissimo, il disegno va sudato è bellissimo. La penso ancora così, e quindi vado avanti in questa maniera. Poi tutta la storia, questo poi la bicromia. Ecco, quelle parti per dire che tu qui sulla matita hai messo come dei riempimenti pesanti sullo sfondo, no? Come se fossero un'ombra, probabilmente. Ah sì, vabbè, allora queste cose qua che vedi qua, io le faccio poi dopo, faccio la selezione, poi col secchiello le riprendo, però laddove c'è il tratteggio lo faccio tutto con la penna, con la penna. Guarda, ti ripeto, evito il più possibile le scorciatoie, sì, laddove è tutto nero, veramente nero, chiaramente faccio la selezione e poi vado col secchiello e rientro. Ma in questo caso, che lo sfondo è tutto tratteggiato, lo faccio come se avessi veramente il pennello o il pennino. Ripeto, veramente gli stessi strumenti. Quindi allora uno mi dice, ma perché lo fai in digitale? No, lo faccio in digitale perché ci sono appunto queste cose che ti ho detto prima, che ho la rete protettiva, per cui posso sentirmi di inchiostrare anche più veloce, in maniera anche più spinta, perché tanto so che se le cose le faccio male le posso correggere più tranquillamente. Quindi non è una scusa, ma il paradosso è che mi libera, mi rende più spontaneo, laddove invece prima ero più bloccato perché avevo paura di sbagliare, e quindi vai col freno a mano tirato e il risultato è che magari sei meno espressivo. In questi casi qui, esempio, sono libero di fare cose del genere, che se poi non mi piace torno indietro, lo cancello, questi segnettini più doppi, ma sono fisime mie che me ne accorgo solo io, però in realtà per me fanno una differenza. Ti saluta intanto Cristian Cornia, un grande saluto a Mariotto, amico, collega, nonché mio primo docente. È vero, era giovanissimo Cristian, adesso è... alla barba, adesso la barba. E Cristian è bravissimo, Cristian. È stato nella nostra copertina per tutta la quarantena, sì, ci ha accompagnato. Sì. Preparati Cristian, preparati, perché tu sei l'autore della quarantena. Ormai, così gliene modifico un'altra. Tra l'altro stavo guardando i commenti, ma non so se... Questi link sono io, ho messo un sacco di link. Sì, mentre parlavate, per dare anche una contestualizzazione a tutto, così allora, rimangono lì. Allora, quando inchiostro, come avete visto, io inchiostro in maniera del tutto anarchica, capito? Anche con le tavole, non è che faccio pagina 1, pagina 2, pagina 3, faccio veramente a sentimento. Quindi sono capace che magari inchiostro una pagina, una vignetta di una pagina, poi la mollo anche qui. E se non ho voglia di fare l'occhio, lo lascio perdere, lo farò un altro momento, mi sposto. Ah. Ed è del tutto umorale. Ecco, ma scusa, ma quando torni a fare l'occhio, poi sei sicuro di rifarlo uguale a quello? Sì, per controllare me lo ribalto il disegno, ma visto in maniera speculare te ne accorgi. Ah, ok. No, poi magari puoi fare anche un taglio in colla, sposta. Quando fermi il lavoro e lo riprendi, ricomincia com'era o ci sono delle differenze? No, vabbè, così è che comunque non è un lavoro che lascio in sospensione per mesi e mesi, quindi magari ci torno fra un giorno o due. Considera che adesso di questo lavoro qui ho inchiostrato, mi sembra, le prime 16 pagine, dopo, non mi ricordo, quindi una quindicina. E sono in quel momento più bello di tutto quanto, che appunto il momento creativo è quando inventi, per cui queste pagine qua che vedi sono andando avanti, per me è la mia sceneggiatura, che contemporaneamente diventa anche le tavole, quindi metto il testo di massima, che è questo, lo scrivo tutto, poi dopo, quando finisco di disegnare, rivedo i testi, perché i testi sono la cosa finale
che vedo a conclusione dei disegni per vedere se funzionano o meno. Adesso faccio una prima stesura. Ieri mattina abbiamo con Mancini, mi ricordo che lui mette i testi prima, mette i testi balloon prima e poi... Io li metto prima, so cosa devono dire i personaggi, però a volte lo decido dopo. Mm-hmm. Quindi metto un testo di base che poi pian piano continuo a modificare man mano che vado avanti. Ah, bellissimo quello appunto, da finire lampada. Cioè... La lampada, non mi ricordo più che lampada c'era nell'altro volume, devo andare a vedere. Giusto. Quindi là devo fare anche il segretario di produzione, andare a vedere le cose spallate, perché poi dopo... produzione, trova robe... Faccio tutti... Faccio veramente tanti ruoli in commedia, faccio 100 ruoli in commedia qua, in casa di dire è questo. Per cui alla fine lascio delle parti insolute, tipo ad esempio magari non mi ricordo che montatura di occhiali ha il personaggio, da andare a verificare. Giusto, ci vuole coerenza. Certo, questo lavoro qui che è bello, per cui... Sto lavorando in questo modo, io lo trovo divertente, fermo restando che io, spesso in tante pagine ci sono delle vignette che invece magari sono fatte a matita. Ecco, allora la matita la faccio a parte, la scarico, la imposto, poi la monto qua nel definitivo, stessa cosa con gli acquerelli. Quindi faccio diverse scansioni, faccio questo lavoro di collage che metto insieme nel definitivo. Ma la tavola la fai sempre intera su carta o a volte sì. Monti proprio le vignette anche? No, faccio tutta la parte a matita che vedi qua, è tutto su carta sempre, perché voglio avere il giornalino finito, come lo chiamo così, lo voglio scorrere e poi questo qua lo leggeranno persone coinvolte nell'ambito relazionale. No, perché ci sono molti che tendono a fare magari pezzi di vignette, cose varie, poi rimontare tutto in digitale, però secondo me sì. Si perde un po' l'interesse dell'opera più che altro. Cioè. Quello è vero, io questo lo consiglio alle persone che si sentono ingabbiate. Le persone che si sentono ingabbiate consiglio sempre di lavorare senza cornici, quindi fare le vignette sparse, e poi dopo importarle e rimontarle in una gabbia. Questo magari avviene quando uno usa magari delle certe cose di acquerello, qui il momento gestuale diventa decisivo. Avere uno spazio senza confini per le vignette ti aiuta molto. Poi dopo lo metti così. Però io non lo faccio quasi mai, l'ho provato qualche volta. A me proprio piace farmi il giornalino, proprio col fumettino, con tutte le vignette, vedere il montaggio come funziona, sono cose che sono abituato così, poi chiaramente quello che cambia è la gabbia, tipo, non uso quasi mai il foglio, la gabbia al vivo, perché sono sempre stato un cane con le proporzioni, con le misure, e poi mi piace un po' perché il respiro intorno del bianco, proprio all style. Nel libro di Klimt, che ho fatto invece, ho praticamente soppresso la divisione in vignette, quindi se andate a vederlo c'è proprio la storia che si snoda all'interno della pagina, come una composizione un po' diversa, avevo paura che nessuno capisse niente, invece ha funzionato, quindi allora sono lieto. E anche quello là non l'ho progettato, è venuto così dopo un po', mi sono reso conto che stavo facendo le tavole in questa maniera, e allora nel momento in cui me ne sono accorto ho deciso di strutturarlo. Ma a volte le cose vengono per caso, non per caso, perché ce l'hai in mente, ce l'hai già definito, però non lo sai ancora. E allora hai bisogno di in qualche maniera di verificarlo su carta. Per cui la carta per me diventa una cosa essenziale. Almeno il passaggio su carta lo faccio sempre. Quindi per quanto riguarda i fumetti, i libri illustrati, ad esempio la collana Rivoluzioni, l'ultimo l'ho fatto in digitale. Là, ogni libro cambio tecnica. Il primo volume l'ho fatto con matita su carta. Il secondo l'ho fatto con pastello grasso, tipo cera su carta. Ma perché cambia tecnica? Perché... Allora, sono io l'illustratore e voglio entrare nell'atmosfera del romanzo. Ecco. E allora come tale mi piace confrontarmi con... Voglio essere sempre io, ma in modi diversi. C'era un certo punto, uno di questi romanzi che ho fatto con la grandissima Luisa Mattia,
che si chiama Dimmi quello che non so, e racconta di quando c'era stato un unitamento all'obbligo scolastico, quindi nei primi anni 60, veniva introdotta a scuola la penna a biro. E quello, ecco, l'ho fatto tutto con la BIC, l'ho disegnato con la BIC, giusto, ho fatto diverse BIC che hanno usato diverse, è stato divertentissimo. E invece l'ultimo, quello fatto con Sergio Rossi, l'ho fatto tutto in digitale, unendo la china, le mezze tinte, il retino, però tutto in digitale perché mi è venuto così, mi sembrava interessante e divertente sperimentarlo in quella maniera. È bellissimo, poi insomma in digitale puoi sì, veramente sperimentare. Sperimenti e ti diverti, ecco, quindi... Senti, parliamo un po' del colore, perché anche il colore, insomma, hai una certa cura sia nella palette, sia nella tecnica in cui lo usi, no? Come ti muovi con il colore? Sei sempre all'interno poi di Clip Studio Paint? Cambi programma a seconda del... Beh, quando uso la Cintiq, sì, uso Clip Studio Paint inizialmente, altrimenti uso anche altri device, così, uso altri programmi. quando sono sulla Cintiq uso quello, considero che a me è una cosa che mi affascinava sì, tanto da bambino, erano i colori piatti di Tintin, di Topolino, è possibile da riprodurre, io ci provo con i Carioca da bambino, ma... Con i pennarelli che lasciavano erano maledetti. Non vi ricordate c'era il disegno a colori e il disegno in tratto accanto che diceva da riempire e colorare? E il disegno a colori era perfettamente piatto, ma neanche con l'aerografo riusciva a farlo così bene. Allora io da bambino toglievo la carica interna dei pennarelli, il filtro, e usavo quello che facevo un po' piatto. Poi dopo, chiaramente, col tempo avevo scoperto che esistevano i Pantone, le colline adatte in una certa maniera. E ci arrivavi. Però col digitale riesci a fare la stesura piatta. Per cui io sono molto affascinato dalla stesura piatta. Quindi quando uso in digitale spesso faccio stesura piatta con un volume... Che nessuno usa perché fa troppo digitale. A me piace proprio quello che detesto invece sono le sfumature tipo aerografo, che sembra tutto di plastica, di gomma, e quello zero. Poi per i colori piatti come Tintin li amo, siccome non riuscirei mai a farli con l'acquerello, e ho visto che uno che ci riesce in maniera divina è Vittorio Giardino, ho visto gli originali colorati all'acquerello da Vittorio, sono pazzeschi, capito? Da fare la stesura perfetta, perfettamente piatta, no? È proprio una bravura immensa, e col digitale riesco a fare, mi piace molto, quindi alla fine col digitale uso soprattutto questa visione cartoon. Poi in certi casi, che uso molto l'acquerello, come avete visto in quei due libri lì, faccio tutta la colorazione su carta con l'acquerello, poi dopo in digitale rinforzo, aggiungo dei fondi, evidenzio dell'altro, però voglio che l'effetto rimanga naturale. Ma spiega un attimo, perché tu fai la colorazione d'acquerello, però tutte quelle che sono le matite... sotto l'acquarello come fai? Tutto allora quello che so per Klimt là è tutto praticamente la parte su carta, la matita, la inchiostro, sgommo, vado con l'acquarello e un po' di pennarelli, poi scansiono e con la tavoletta grafica intervengo ulteriormente, quindi continuo a lavorare su quello finché non ottengo l'effetto finale, che voglio che sia comunque visto così assolutamente naturale. Non metto quegli effetti speciali, tipo spesso i gradienti o meno, perché voglio che sia più che sembra fatto con l'acquerello, perché è fatto con l'acquerello, al limite rinforzo. Ecco, c'ho questa visione qua di più o meno, guarda, l'ho presa musicalmente, c'era cioè, a un certo punto Beck, il musicista americano, e lui all'inizio era molto elettronico, poi a un certo punto è uscito un disco quasi apparentemente acustico, in realtà l'aveva fatto con tutti gli strumenti, parti campionate, messi insieme, cose così, però il risultato che otteneva era assolutamente naturale. Mi interessa moltissimo, quindi pur usando degli artifici digitali, quindi elettronici, mi piace che venga mantenuta questa afflato molto... Ti prendo un attimo lo schermo proprio per esaminare questa cosa di Klimt, vediamo se riesco a ringrandire, ecco, sì, un pochino riesco, per capire meglio questa tecnica che hai usato.
Ecco, allora, aspetta che vado, torno. Ti faccio. Ecco, sto tornando. Tutto? Sì, sto vedendo tutto. Ecco qua, nello specifico di Clint, vi stavo dicendo prima del discorso che ho soppresso le vignette. Vedete, qua non ci sono, in realtà sarebbe una vignetta, due vignette, tre, quattro, cinque, quindi ho usato la doppia parte. Non ci sono più confini, ve lo raccontare così. E qua come ho lavorato, ho fatto prima le matite di tutto, poi le ho inchiostrate qua usando due penne. Allora, due quali sono? Sì, ho usato i fine liner, in questa cosa della Winsor & Newton, e poi una carbon pen, che è una sorta di penna stilografica col penino da disegno ricaricabile giapponese. Sì. L'ho usata per fare prima, altrimenti in altri momenti avrei usato, siccome ero con l'acqua alla gola per le scadenze, altrimenti avrei usato il pennino tradizionale che era lì dell'acquerello. Poi dopo l'ho colorato con l'acquerello, in certi casi anche con il Pro Marker con dei Copic, ho trovato il Copic oro. Non essendo in esacromia o pentacromia, devo trovare un colore in qualche maniera si avvicinasse. Fatto così. Dopodiché ho scansionato tutto il disegno e in digitale ho continuato a lavorarlo, mettere il fondino qui, rinforzare qua il colore della pelle, mettere qua il grigio sotto, il tetto, delle sfumature, ho messo un altro livello, poi dopo con la gomma l'ho lavorato, ho fatto venire fuori delle parti. Quindi alla fine il risultato sembra comunque che l'abbia fatto con l'acquerello tutto, ed è la base. Il fondo, il background di questa doppia tavola è proprio la carta originale o hai messo tutto? Ho fatto delle texture, carta originale, rinforzato in digitale, per cui ci sono almeno tre passaggi ci sono. Ho qui. Capito. Stessa cosa qua, invece questo qua, il fondo che uno sembra che l'abbia messo in digitale, in realtà l'ho disegnato su carta Fabriano color carta da pacchi. Craft, proprio L'ho disegnato lì e poi dopo ho lavorato là con pennarelli, acquerelli, i colpi di luce, l'ho importato e lì ho continuato a rinforzare, tipo ad esempio il sangue, l'elmo, sono continuato ad andare in digitale, però l'effetto che ottieni è molto naturale, invece in digitale c'è tanto. E quindi è tutta questa sorta di equilibrio fra diverse modalità, ecco questa qua è un processo lunghissimo, è stato. Qui c'è molto acquerello. C'è tanto acquerello, c'è acquerello, c'è colina, c'è matita, c'è marker, pro marker, pastello, e poi dopo c'è tutta la parte in digitale per saturare certi colori, certe parti, desaturarle, mettere una velatura azzurrina, turchese, toglierla, mettere evidenza. Quindi, alla fine questa è stata veramente fare più lunga, sembra una scemenza, però in realtà ci sono tanti strati. Il mixed media è un processo complesso, però poi paga sul finale, paga tantissimo, però uno non sa tutti gli accorgimenti che ci sono dietro a un continuo scansiona, ritratta, rifai, riaggiungi. Ecco, anche i colori di alcune di queste ragazze, per dire che sono molto più rosse, le hai ritoccate in digitale. Sì, le ho ritoccate in digitale, ho messo prima tutte le basi, con la palette che era quello, poi tipo il fondino di nuovo da capo, ho ritoccato il negligé della ragazza che c'è in primo piano a sinistra e via discorrendo. Fa tutto questo lavoro lungo che alla fine il metodo che ho parato è questo. Poi diventa importante lì l'apporto che mi ha dato lo studio RAM con cui lavoriamo per quanto riguarda l'impaginazione definitivi, e là c'era Sandra Sisofo che mi ha seguito con le scansioni, con le cose, perché a volte là è stato determinante fare le scansioni che le ho fatte lì con uno scanner professionale, con tutti i punti giusti. Là diventa decisivo avere lavorare con un team di persone di grande competenza per far sì che si possa lavorare. Infatti là sono contento che Sandra e appunto lo studio RAM sono professionisti eccezionali e quindi siamo riusciti a fare questo lavoro. Se l'avessi fatto solo con lo scanner di casa sarebbe stato un buon problema. Ecco, la copertina è proprio il frutto del lavoro di team, abbiamo fatto la progettazione insieme, poi la parte prettamente grafica l'hanno fatta loro, io ho fatto tutto il disegno con l'acquerello, questo è un disegno a matita che poi ho scansionato, ho elaborato, poi dopo
E qui le scansioni sono fondamentali, se no va a finire che c'hai solo la grana della carta, ti bruci tutto il lavoro. Esatto. Guarda, qua è stato complicatissimo, ho fatto più volte, più prove di copertina, perché c'era questo passaggio delicato, poi l'uso della scelta di quel verde, che è un colore maledetto, quello del fondo, è uno dei più difficili da gestire. Qua abbiamo fatto veramente un mucchio di prove, poi anche la prova sul cartoncino, insomma... poi considera che dentro l'ho voluto stampare tutto in carta avoriata, per cui dovevamo stare attenti come poteva reagire il colore sulla, certo, sulla carta, cambia, quindi è stato un lavoro veramente lungo questo, però dava soddisfazione, perché alla fine considerando che mi confrontavo con Klimt, sarebbe stata roba da fuori di testa cercare di imitare il suo stile, che sarebbe Sì, la prima cosa che uno pensa di se adesso. No, assolutamente no. La devo trovare di dare una mia voce, raccontare Klimt con i miei strumenti senza avere la presunzione ridicola di cercare di scimmiottare o chiedere un altro. Sarebbe stato ancora più. È veramente bello. Cioè, il risultato è. Sembra che l'hai dipinti uno per uno e messi in libreria. Cioè, è stato proprio questo lavoro certosino, che alla fine vedevo solo così. Quindi adesso magari ne farò pure un altro con qualche altro artista. Sarà il segno, sarà diverso a seconda di quello che sto raccontando, però l'approccio sarà il medesimo. Grande rispetto per l'autore, perché fare una biografia di un pittore è complicato, perché non è come fare la biografia di un cantante, di un musicista, di uno scrittore, in cui racconti l'artista, però che usa un altro medium per esprimere. Racconti di uno che usa il disegno per esprimere, per cui il trappolone è cercare di imitare il segno. Ad esempio, faccio il libro su Scile, cerco di imitare il segno di Scile. Quella sarebbe stata una cosa devastante. Sarei uscito con le ossa rotte, sarebbe stato proprio ridicolo. Quindi allora volevo trovare, dare la mia voce raccontando di un segno di un altro, quindi diventa una cosa molto complicata dal punto di vista. Sì, complesso, proprio narrativamente molto complesso. Comunque il risultato è bellissimo, poi questa tendenza, non so come definirla, insomma, degli ultimi ormai più di una dozzina d'anni, insomma, di creare delle biografie, o anche non solo biografie, ma fermare pezzi della nostra storia con raccontarli con il fumetto. Sì, è molto bello. Questa qua è la collana che ha inventato Baltazar Pagani con Centauri, appunto, sono tutte biografie su artisti, per cui c'è stato Catacchio che ha fatto Pollock, per esempio, sono uscite Scarduelli e Rossi, ne hanno fatto un'altra insieme, poi è uscita adesso Mark Rochko, penso che debba uscire Duchamp, insomma, non mi ricordo, quindi sono ormai già il numero, Paolo Parisi aveva fatto Basquiat subito dopo. Quindi comincia a esserci un buon numero con diverse interpretazioni, poi ciascuno di noi ha deciso di raccontare gli autori da diversi punti di vista. Mio è proprio frutto di studi, per cui nel caso di Klimt, lui che ormai ha avuto l'ictus sul letto dell'ospedale, ha un dialogo interiore con se stesso, fa una carrellata della sua vita, così. Quella di Schiele ho voluto invece non andare a soffermarmi sull'aspetto più come si può dire, quello più glamour, quello più da Pruderi, con tutte le sue gli amori di Schiele, quel causa di pedofilia, poi dopo rientrato, da cui è uscito totalmente scagionato. Ho provato a parlare proprio il suo rapporto col corpo, per cui sottotitolo Il corpo struggente, tutta la sua opera di Schiele è basata soprattutto sul corpo, la tensione del corpo, recitazione del corpo, le inquadrature del corpo, le scritte. Hai strappato la carta. Sì, qua ho fatto un sacco di roba, a tanti dicono un disegno così semplice, in realtà c'ha 100.000 strati di lavorazione dentro, quindi i disegni qua li ho fatti, progettati in uno, li ho fatti a pezzi, poi dopo li ho messi insieme, li ho cuciti, li ho ricolorati, quindi lunghissimo questo. In realtà sembra una scemenza, sembra un disegnino fatto su un foglio di carta, invece sulla tua maglietta del ristorante di Lucca. Esatto. È così.
Quanto tempo ti prende un lavoro del genere? Cioè, un libro, non so quante pagine saranno state, ma insomma... Il libro, insomma, che siano 90 o 100, ma dico un centinaio al massimo. Un centinaio di tavoli. Allora, io quando disegno sono in trance, per cui poi dopo sono andato a fare delle tirate che non voglio fare più, perché ogni libro che finisco dico mai più, mi ha distrutto. Mi ha preso molto, veramente tanto, la parte progettuale di ricerca e di studio. Che poi prima di arrivare a decidere di usare questo approccio ho fatto miliardi di prove, quindi poi ad esempio qua in Conchide una cosa che mi ha interessato molto, quindi allora i collegamenti con il segno li trovo nell'atteggiamento, quindi nella, ad esempio la copertina in realtà avevo trovato una cosa simpatica alla mostra di Bowie, che è quella gigantesca. A un certo punto c'erano dei disegni che avevano fatto sia Bowie che Iggy Pop quando stavano a Berlino, e allora Bowie dipingeva anche lui, c'era quel disegno che c'era una forma vagamente da Iggy Pop con un segno che poteva ricordare sotto certi aspetti quelli di Kokoschka. Compare Diego in Cile. Mi è venuta questa idea quando volevo fare la copertina di Cile, poi ho messo un pezzo dentro, faccio addirittura una citazione bizzarrissima, disegno Egon Schiele che è nella stessa postura di Iggy Pop che c'ha in The Idiot. Beh, è fantastico questa cosa. E anche qui ho messo la posizione di Egon Schiele, che è una cosa che magari potevo usare Iggy Pop in scena, quindi alla fine ha usato queste cose visionarie mie. E l'altra cosa che invece mi interessava proprio in Schiele, lui faceva una marea di autoritratti continui, che però a seconda del periodo della vita cambiavano proprio il suo proprio segno, come si ritraeva, fino ad arrivare alle ultimissime cose prima di morire. Lui è morto della spagnola, quindi la variante del Covid che è successa 100 anni fa praticamente, la pandemia che ha distrutto l'Occidente, il mondo 100 anni fa, nell'ultimo periodo si era talmente stilizzato che faceva gli occhi che erano dei cerchietti, tipo gli occhi a lenticchie di certi fumetti estremi. Ecco, quindi a seconda dei capitoli che è stato all'interno, lui ho disegnato uscire con lo stesso approccio di come si ritraeva, quindi cambia. A un certo punto gli ho messo i capelli punk, che si disegnava con i capelli dritti, diventava molto punk, sembra Robert Smith. A quel punto cominci a vestirlo come David Bowie. Quindi facevo questo mio rapporto con l'autore, con l'artista, erano proprio questo, andavo a citare certi suoi atteggiamenti senza andare a replicarne il segno, che altrimenti sarebbe stata una cosa veramente da stupidi, secondo me. Quindi un suicidio. Non avrebbe avuto senso proprio. E allora mi concentravo su determinate cose. Per Klimt invece la composizione, l'idea di sopprimere le vignette, l'ho presa da tante composizioni di Klimt, soprattutto quelle delle grandi scuole, quindi la medicina, la filosofia, la giurisprudenza, erano state commissionate e poi sono andate finite nell'incendio del castello che hanno dato fuoco i nazisti, che le avevano confiscate. Infatti adesso vediamo al Museo della Secessione sono delle riproduzioni giganti, ma sono riproduzioni. Ecco, là c'era queste scene gigantesche che faceva appunto Klimt. Non esisteva, c'erano più fuochi narrativi, più situazioni che andavano a mischiarsi. Quindi l'ho usato un po' come atteggiamento di tutta la storia, questo che andava a ripetere questo tipo di narrazione in cui la vignetta veniva quasi del tutto soppressa. Mi piacerebbe vederti alle prese con il colore in digitale, però ora non hai già detto che non... appena invento qualcosa che sia geniale, ben ti avviso. No, perché adesso come lo uso è quello, come punto di rinforzo, come colore piatto, per cui le cose che faccio sono cose molto pop, le avrei viste anche su Pinterest, quindi alla Linclair quasi, perché mi piace proprio quella visione lì. Ecco, il momento in cui decido di fare qualcosa di più pittorico in digitale mi vorrei avventurare, quindi magari potrei usare, che so, qualcosa di simile all'olio, che io l'olio non l'ho mai usato, e allora potrebbe essere divertente. Per esempio qua questo che vede la citazione di Spirits che c'è in basso, però l'ho fatto in digitale. La copertina di Apartments l'ho fatta colorata in digitale con colori piatti, la uso più o meno in questo modo, così.
Troppo piccole, troppo queste cose. Sono piccole. Guarda, ce l'ho qua. Ma ce l'abbiamo grande, aspetta, ferma così, Veronica. Ecco, l'ho colorato in digitale con quella paletta lì di colori smorti che mi piacciono tanto, quindi assolutamente contrari alla moda che c'è adesso, che hanno colori molto più brillanti. Ecco, qua addirittura il digitale mi sono scatenato un disegno. Ha una foto che c'è sotto, l'avevo fatto a New York, mi ricordo che avenue sono. Poi dopo l'ho presa, l'ho modificata, l'ho sfocata, l'ho messa lì e sopra ho messo i personaggi che ho colorato in un'altra maniera. Ecco, l'ho dato in questo modo. Quindi. Però ti ripeto, quando devo sporcarmi le mani con la materia, preferisco farlo veramente su carta. L'acquerello, ho provato a fare differenze, ma quello faccio su carta mi soddisfa di più. Poi ho visto dalle prove di altri colleghi che non sono usciti, hanno usato l'acquerello in digitale, hanno fatto in maniera molto molto interessante. Sì, oggi ci sono poi dobbiamo fargli programmi. Conoscere Rebel a Otto. Se guardi la prima live di ieri, quella con Mancini, nella seconda parte proprio ci faceva vedere come lavorava su Clip Studio Paint imitando un po' l'acquarello. E beh, lui è un maestro di acquarello, cioè, nel senso, però tecnicamente poi alla fine usava due strumenti, usava un pennello e un blender, quindi è bravo per quello. Beh, infatti là bisogna vedere cosa c'è. Ti ripeto, a me l'attenzione che invece mi dà l'acquerello su carta mi piace, quella, nel senso, là non puoi sbagliare perché l'acquerello non lo puoi correggere, per cui allora c'è questo momento dialettico di sfida, devo dire che mi piace molto quello. Poi sotto certi punti, sotto certi aspetti mi rilassa anche, devo dire che mi rilassa, è una cosa strano a dirsi, però è così. Lavoro con la musica. No, ma se ne parlò con Bertolucci, mi ricordo, che quando usciva dal digitale si ritrovava con il foglio e solo quello strumento lì. C'era questo senso di rilassamento che non c'era più da dover imparare, sapere cosa servissero tutte quelle icone che ti grida. No, io penso che sia bello passare da uno strumento all'altro. Con una certa disinvoltura, così non ti annoi mai e impari sempre, quella la vedrei così. Ecco. Sono contro le guerre ideologiche. Quindi. No, certo, assolutamente. Bene. Così. È stata una chiacchierata lunghissima, proprio 2 ore. Proprio devo ringraziarvi, che è stato veramente bello, perché non capitano occasioni così lunghe, è raro che capitino. Di solito 40 minuti, buonanotte al secchio, tanti saluti. Come vedi, no. Poi da argomento, da palo in frasca, da Bologna, le cose che facevi a New York, a Clip Studio Paint a New York, insomma, ci sarebbe un altro paio d'ore volendo. Sì, diciamo che tra noi si chiacchiera proprio, non è che siamo super serie, ci piace fare un po'. Ma è una bella chiacchierata, a me era successo anni fa, qualche look, non mi ricordo quale edizione, avevo fatto lo showcase, anche lì stavo disegnando e nel frattempo chiacchieravo, la cosa anche più carina, vedi uno come lavora, viene fuori, che non è un'intervista ma è una chiacchierata, e allora a volte sono anche quelle che rimangono. Infatti vi chiedo se questa cosa che abbiamo fatto da qualche parte poi sarebbe recuperabile. Così magari la condivido di nuovo per chi non ha avuto l'occasione di vederla. Rimane assolutamente su questa pagina Facebook del Vacuum User Group. L'indirizzo è sempre quello che ti ho passato, rimane quello. Finisce anche sulla pagina ufficiale di Med Store, che è il nostro sponsor, a cui dobbiamo tante cose belle, soprattutto gli sconti e le tavolette che ci vende. E sul suo canale YouTube posso comunque anche recuperare il file del video, quindi per qualsiasi esigenza te lo posso far avere, Mario. Ah, sì, così poi lo condivido e lo carichi sul tuo canale YouTube, quello che su Pinterest. No, su tutti i tuoi social lo metterò su Instagram e su Facebook, che sono quelli che uso di più. Sì. Assolutamente, senza problemi. È stato bello, è stato illuminante, molto, è stato anche molto. Perché
per quanto ci siamo conosciuti, insomma, l'occasione di approfondire certi argomenti, poi vedi, bisogna cercarli le occasioni per approfondire. Ma è vero, così. Sono contento, ragazzi. Io quindi salutiamo tutti quanti, abbracciamoci fra di noi, tanto non si può. A distanza si può. Abbracciamo Mariotto. Grazie a voi. Vi diamo appuntamento oggi pomeriggio alle 15.30 con una coppia creativa, Sualzo e Silvia, una situazione che non oso definire quasi romantica. E mi piace, insomma, lasciarmi andare. Mi scuso con loro già da adesso per tutto quello che gli dirò, ma spero che non farli litigare. E quindi, ragazzi, Casa Vacoma, Casa Luca continua. Oggi abbiamo passato la metà, ma ci rimane anche tutte le bellissime live di domani. Restate con noi, che ci si saluta fra di noi. Invece saluto tutti i nostri ospiti. Ciao a tutti, grazie. Grazie. Tra poco, ciao. Praticamente tra poco. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti.